Mi fa ridere, qua dice ancora la live è terminata, però in sottofondo comunque si vede che cioè non è terminata. Vabbè. Ah, mannaggia. Bello BS che decide di ricordare i bei tempi in cui chiudeva la live da solo. Io non ho fatto niente. Sto vedendo una cosa bellissima, Denilio. Cosa stai vedendo di bello? Ma sono curioso, dimmelo. Non ti fermare lì. Continua, continua con la frase. Devo prendere da bere però, raga. Devo bere da prendere. Ce l'ho fatta venire. Ciao Dani, come stai, cara? Tutto bene? Bentornata. Com'è andata la giornata, tra l'altro? Visto che oggi è lunedì ed è brutto. E forse, raga, domani mi devo svegliare alle 5, tra l'altro. Tu levi ma sulla tua faccia. La trasmissione che stai guardando è terminata. Mi sta dando. Ho capito. Sa di meme, lo sai, non lo so, puzza di meme sta roba. sì, tutto bene, sto creando una minigun su Trailmakers. Poco fa ho risolto il problema che i colpi avevano una pausa tra una raffica e l'altra. Adesso il problema è che il punto in cui spara cambia ogni 4 colpi. Che palle quando escono sempre problemi, raga. Che due palle. Uffa, che fastidio. Arrivo subito, Il tempo che magari non so se. Gne, gne, gne. Intanto cambio anche la schermata. Mettiamo sempre finestra. Avvio anche la PS5. E vado a prendere giusto un po' d'acqua. Mio gattino, ma che cazzo sta facendo? Raga, mi sono fatto pure un cazzo di rifornimento enorme di fazzoletti. Cioè, un pacchetto. Cioè, tipo 18 pacchetti da 10 fazzoletti. Quindi su 180 fazzoletti. Porca miseria. Ne ho bisogno. Ne ho proprio bisogno, amo. Ah, mio. Dov'è il cavo? Il cavo che cominciamo. Ah, porca puttana. Niente. Bene, ma stanca. Stanca, che hai fatto di bello che sei stanca? Allora, poi c'è 5. Perché ne vedete due? Ah, perché fa catturare lo schermo anche. Ma io non voglio catturare lo schermo, scusami. Ok. No, perché si vede così mo? Uffa. Aspetta, magari è giusto. Arrivo, mi si è sminchiato, non so come. È giusto? È alto il volume del gioco? Ciao Spider, buonasera, come stai? Che poi mi hai scritto il messaggio, io ho risposto, però non ho capito, volevi qualcosa, volevi dirmi qualcosa tu, non lo so. Anche io ho del bere da prendere. Prendi, prendi, bevi, bevi, che fa bene alla salute. Sì, tipo The Soul Fulks, col modiletto con la. Ho capito. Ti voglio bene, fazzole. Aspetta, questa cosa della fazz. Mi sento preso in giro. No, non è vero, scherzo. Ok, mi è ripresa la vera. Già da un po' che non che caricava. Comunque, hai già letto il messaggio? Non mi sono perso. Ah, ti sei perso la risposta, semplicemente. No, dicevo che. Ottimo che hai risolto un problema. Che due coglioni, però, che escono sempre altri Che problemi. sfacim succede? Ah, io no, non volevo dirti niente, solo un salutino M0 Gus. Zero che? Zero pus? Ah, ecco qua. Allora, prima di partire, regà, faccio un'ultima cosa. Visto che mi si è sminchiato tutto qui. Un controllino. Ah, ecco, vedi, vedi, io lo sapevo, mi devo fidare. Che schifo. Io sono amante della perfezione, no? Ok. Ecco qua. Perfetto. Magari. Giusto. Giù, ma giusto proprio un pisellino, aiuto. Mi sento stupido. Ok, ora va benissimo. Ecco qua. Partiamo. No. No, è schermo intero qui. No. Mica ci ho fatto la cazzata. No, forse no, non l'ho fatta la cazzata. O forse l'ho fatta, scusatemi. Mamma mia, perché io perdo tempo così?
È certo che ho fatto la cazzata. È certo che ho fatto. Perciò non mi trovavo. Vediamo ancora un minutino della vostra vita. Ve la faccio buttare così. Che è Dario stupido. Allora, io ammetto che ho giocato un po' offline, raga. Offline, scusate, non offline. E io spero solo che giocando offline non divento troppo forte nel trovare gli oggetti, perché io è quello che faccio offline. Cerco di trovare tutti gli oggetti che ho missato. Ecco qua, così è perfetto, non vi rompo più il cazzo. Scusatemi, io cambio schermata qua e ora vi recupero. Spero che chi sta facendo la minigun non sia un problema di rigatura delle canne. È Samuele che la sta facendo. Samuele, il nostro caro Samuele. Era solo un salutino comunque alla fine. Spider, va bene, va bene. Mi fa piacere che mi hai salutato. Ti saluto anche io. Comunque, come stai? Che bei giochi a schermo. Lo conosci? Allora, io lo chiedo per chi magari non ha mai visto la live di Kena. L'avete mai visto? Conoscete il gioco? Ditemi un po' se. Non lo so. Allora, magari un piccolo riassunto potremmo anche farlo effettivamente. Vediamo se. Ovviamente, ovviamente. Faccio giusto, giusto, leggo. Un breve breve riassunto per chi magari appunto se lo fosse perso, che male secondo me non fa come cosa. Frattempo aspetto una mostra di spustino. Se ho capito cos'è il problema della velocità di rotazione, devo trovare la velocità esatta, ma ci sono quasi. Sembra complicata come cosa, o sbaglio? Infatti Zoletti mi fa pensare a Vanessa. Freddy, you're supposed to be on bed. But Vanessa, I'm eating the Taki Purina. Però è molto italiano come memino. Però ci sta, ci sta. Un po' come quella versione napoletana che in realtà non mi fa ridere, onesto. Ha 95% di likes sul gioco. Non so problemi. Ok. A me adesso fa così tanto ridere che per questa battuta ho perso un po' di. Devo dirmi minchia. Perché ti fa ridere Vanessa, perdonami? Per il meme. Freddy, you should be supposed to lock down. Allora, vediamo un po'. Vabbè, diciamo che all'inizio del gioco c'è questa giovane guida degli spiriti, si chiama Kena, che arriva in questo posto, in un villaggio. Noi ci troviamo all'interno di una grotta all'inizio del gioco e andando avanti vediamo un tipo, losco figuro, che sembra essere uno spirito che non è andato oltre, diciamo, il mondo terreno, ok? Come si dice? Non è andato oltre, non è entrato nella luce in un certo senso. E questo spirito molto probabilmente sarà il boss finale. E tutto ciò, secondo me, c'entra qualcosa con tutto quel casino che sta succedendo in questo villaggio. Ed è uno spirito che soffre. Un spirito che soffre perché ha perso il villaggio, non ha potuto fare nulla. E quindi soffre per questa cosa. E sta male, quindi bisogna aiutarlo. Quindi è lo scopo di Ken è questo qui. L'obiettivo principale, cercare di aiutare questo spirito, no? Perché appunto, poi andando avanti, osservando anche un po' le ambientazioni di questo gioco, vediamo che la vegetazione proprio si ingrigisce come se un fungo tossico stesse proprio inquinando un po' tutto, ok? E solitamente questi funghi, cioè diciamo questa parte dove ci sono questi questa tipo, non so dire, questo ammuffinamento. Sono sempre degli spiriti che appunto stanno male, soffrono e hanno bisogno che qualcuno li aiuti a oltrepassare la luce, ecco. E Kena che appunto è una guida agli spiriti, uno spirito guida, forse è più giusto dire spirito guida. Questo è il suo mestiere, ok? Aiutare le anime per farle andare oltre. Adesso noi siamo arrivati a un villaggio, il villaggio centrale, diciamo, di tutto questo, con la guida di due bambini. Di due bambini che ci hanno chiesto un aiuto. L'aiuto consisteva nell'aiutare il loro fratello maggiore, Taro,
proprio appunto oltrepassare la luce. Noi nella scorsa live l'abbiamo fatta. Diciamo, a fine missione mi stavo sentendo male dentro al cuoricino. È stata tristissima come cosa. Però è stato veramente bello, toccante. Quindi il gioco gioca molto anche su queste cose, se, in un certo senso. Cioè, nel senso, va molto sul lato emotivo. È quello che mi preoccupa andando più avanti. Io ho la sensazione che farà sempre più male, ecco, in qualche modo. Poi ci sono i rotti. I rotti sono quelle palle morbide, nere, tenerissime. Che in qualche modo sono collegate agli spiriti che siamo qua a Nidhiyo, non mi ricordo. Poi vabbè, cioè, graficamente parlando di gioco, regà, mi sembra ambientazione fatta dalla Studio Ghibli, character design fatta dalla Disney, è un miscuglio di entrambi gli studi, non lo so, e adoro tantissimo, tanta roba sto gioco. Mo, noi eravamo rimasti qua, che l'ultima volta avevamo salvato Taro. Oh, Taro. Io, vabbè, io stavo cercando cose, minchia, culo. Ero qui. Devo andare in un santuario adesso. Praticamente, che dobbiamo fare adesso che abbiamo salvato Taro? Dobbiamo tornare al villaggio. E che diceva? Onora Taro al santuario delle maschere. Dobbiamo onorare Taro. Taro, Taro, Taro. Quindi, qua dove si andava? Si poteva tornare indietro? Ah no, perché qua c'era un coso nascosto che in realtà non mi ricordo se l'avevo visto. Ma non l'avevo mai preso. Boh, vabbè. Ho sbagliato. Non so giocare. È stato bello citare questo titolo nella chiacchiera. Vabbè. Vabbè. Stavo leggendo te e non ci ho pensato che devo saltare invece di sganciare. Vabbè, sta a posto. Ah, è per la voce, Dani, che ti fa ridere. Ma no, vabbè. A me piace la doppiatrice, brava. Uffa. Si fa stupida così, no? Ci sta a salutare un bravo streamer. No, ma non esageriamo, non esageriamo. Va bene tutto, ma dirmi che sono bravo in qualcosa, no, Che io mi emoziono, io ho l'autostima sotto i piedi e faccio fatica a credere a queste cose, ecco. Vabbè, fingendo di non leggere la chat che qualcuno mi vuole boncare, sicuramente perché c'è gente che mi vuole boncare quando dico queste cose. Ah, ecco. Cerco di, ecco, distrarvi. Che cazzo fai? Sali, bravissima. Ma dobbiamo perdere un po' di tempo, perché io stupido che sono, non ho pensato di fare offline, di tornare al santuario, al villaggio direttamente e evitarci tutto sto gran cazzius. Mira, ti piace questa specie di open world in FNAF? Ecco appunto. Oh, minchia! Yuri prontissimo, Yuri! Allora, guarda, a me Security Breach come gioco lo preferisco a tutti. È il mio FNAF preferito, onesto, proprio sincero. Lo preferisco a tutti gli altri. Ma anche perché appunto è un po' più immersivo rispetto agli altri. Non so come spiegartelo. E mi piace, a parte tutta l'estetica anni 80. Figa, fighissima. Però appunto il fatto che posso muovermi, andare in giro dove cazzo mi pare, quasi più o meno, è una cosa che ho amato tanto. E dove faccio, ma devo andare mo? Lì, è lì che devo andare. Io ho la sensazione che sto tornando indietro. Vabbè, Dario non sa giocare più a Keno. Quel poco che sapeva fare l'ha dimenticato. Che cazzo ho fatto? Vabbè. Niente, sto tornando indietro tra l'altro comunque, no, giusto per dire. Niente, Gian. Mamma mia, c'è cagato sotto. Come stai? Nessuno ha visto niente, dici? Siamo, ma che dici? Non è vero. Ma no, comunque che cazzo di ansia arrampicarsi qua. E poi è altissimo. Io soffro di vertigini. È vero che nei giochi non soffro, perché giustamente so giochi, che cazzo me ne fotte, non è in realtà. Però da qua, già fare una cosa del genere, ma tu sei pazzo. Sei pazzo in culo. Anche a me piace, bravissimo, bravissimo, concordo con te, vedi? Che bello. Scusa un attimo. È stato bello citare questo titolo nella chiacchierata. Ma per forza. Ma per forza, è bellissimo Kena, raga. Io ve lo consiglio, se potete giocatelo. Veramente bello. Mi sta piacendo tutto, tutto. Non c'è ancora una cosa che non, boh, mi fa cacare. Cioè pure il gameplay, i combattimenti, le cose, tutto mi piace. Penso che sarà uno dei miei giochi preferiti se continuo così. Porco schifo. Anche perché è molto chill, capito? Non è che ti stressi troppo. È vero che è uno smattamento trovare le cose, però per il resto è molto godibile.
Ok, ho risolto quasi totalmente il problema, ma più di così non potevo fare. Non potevo fare la differenza di posizione da un colpo all'altro è veramente poco. Adesso è pronto a montare su un pericolo, ma devo spegnere l'Xbox perché si sta scaldando. Che cazzo c'entra l'Xbox? Aspetta, ma ci pezzo punto. Wagyu, che c'entra l'Xbox? Mi piace molto la grafica da come l'hai descritta anche la storia. Allora, io faccio un po' cacare a descrivere le cose, però credimi, è molto interessante, soprattutto il fatto del viaggio spirituale. Di, se no, banalmente anche il folklore che ci sono i fantasmi che se aspetta, mica sto sbagliando strada di nuovo. Che ci sono i ah no, no, è giusto, è giusto. Che ci sono i fantasmi che rimangono sulla terra e non vanno nella linea in un certo senso perché hanno una missione ancora da compiere. È molto interessante come cosa. Poi soprattutto se ci metti di mezzo le emozioni che fanno male, no? È bello, è bello. Porca puttana troia. Però sono caduto nell'acqua, uffa. No, comunque è tutto bello, raga. Musica, grafica, ambientazioni, personaggi. Il doppiaggio ho fatto pure bene. Cioè, tutto, raga. Non riesco al momento a trovare. Ma non andavo se facendo la stessa cazzata. Non riesco a trovare difetti al momento. L'unico che magari Gafas mi aveva detto che cazzo è? Ah, non si recupera quel sacco. Ok. L'unica cosa che c'è Gafas che non mi ricordo se parlava tipo delle lotte che sono un po' ripetitive, una cosa del genere, non mi ricordo bene cosa aveva detto. Se dovesse ripassare glielo chiedo. Ovviamente senza farmi spoiler me l'ha detto. Quindi bro, voglio pure lui. Ok, mo ce ne andiamo, eh. A fangu. No, no, non era qua. Qua ci vuole un fungo, un gufo. Ma scusa, dov'è? Dove ci facci me il santuario? Ah, eccolo qua il santuario, voglio su scemo. Ma tutto a posto. Devo ripeterlo? No, non devi ripeterlo, non c'è bisogno. Che sei una bravissima persona stupenda sia dietro che fuori e che non ti devi. Va bene. Fa. Ah, in questi casi io accetto la vostra opinione, ok? Io accetto la vostra opinione. Più di così non posso fare altro. Poi, vabbè, la mia testa è un po' da merda. Però sto cercando di darmi un valore positivo, non un valore, ma tu schifo, ma valore sotto lo zero. No, 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 cerco di essere serio anche in questo. Ah, raga. Cosa importante del gioco? Il negozio dei cappelli. Quali abbiamo? Ho trovato il fiocco, raga. Ho trovato il fiocco. Niente. Quanto so carina. Quanto so carina. Prendilo. Prendi. Allora, vediamo un po'. Cosa possiamo prendere? Anche cervo, raga. Taro. C'è anche Taro. Che carino. Volpe. Maschera di Taro. Maschera del fratello. Raga, io spendo. Ma che cazzo me ne fotte a me? L'unica cosa è che vorrei vestiti. Non trovo abiti. Non so come si trovano gli abiti qua. Aspetta. Ah, c'è la farfalla. No, devo avere. Ognuno deve avere un cappellino diverso. Tutti col cappellino diverso, raga. Mi passa avere il cazzo. Guarda, quanti ne ho trovati, raga. Guarda, quanti cazzo ne ho. Mannaggia il Sempre e patriarcato! comunque quel bastardo. Arrivo, voglio solo capire se ci sono dei vestiti. Ma datemi dei vestiti, vi prego. Comunque è gnocca anche così. No, aspetta. Indossa cappelli, abiti, predefinito, deluxe. Ah, beh, minchia, che bello questo bastone. Vabbè. Effettivamente io c'ho praticamente i vestiti e il bastone della Deluxe Edition. Che tra l'altro ho pagato 35 euro. Il gioco costa 40, 40 di base. Ragazzi, quanto scommettiamo che oggi ho corso per portare i documenti e non mi chiamo per il lavoro? E vale, alla fine la cosa più importante è che tu ci provi e ti impegni in questo. Poi, prima o poi, i tuoi sforzi verranno ripagati. Ma qua non c'era il mare di Scampia? Si è purificato tutto? Buono. O forse è un'altra parte. Ok. Ah, Yuri, una cosa, ti voglio bene, ricordatelo. Io scommetto che invece ti chiamano B. Sta cosa di B non l'ho ancora capito. Però sono cazzi vostri, effettivamente. Non, meglio se lo chiedo. Tutto bene, solo che dopo giorni di raffreddore, prima mi pizzica la gola e ora mi fa male il contorno. Che, minchia, il naso non cola, ma è comunque. Uguale! Ogni tanto mi capita di che mi cola, ma uguale, ce l'ho tappato, Gian. Ma guarda, ma è una cosa assurda. Oh, cutscene, mi sto zitto. È importante la Ok, scherzavo, niente cutscene. Però tra poco sì. Interagisce con l'incisione dimenticata dentro il santuario della maschera per riaffrontare i boss e vivere sfide emozionanti. Figo! Bello dove affrontare i boss. Superando le nuove prove che si sbloccheranno.
Si sbloccheranno nel corso del tuo arcano potrà ottenere abiti, cristalli e cappelli rotto esclusivi. Ma scusami, allora così indossiamo degli abiti nuovi. No, raga, gli abiti bisogna prenderli. Kenny è allergica all'acqua. No, ma in realtà qua soffre molto anche le brevi altezze. Non so come, anche se un metro e non si fa un cazzo, muore. Schiatta. Questo è un piccolo difetto, ma chi se ne fotte alla fine. Non c'hai le vite, non li fai tutto da capo. Respawni subito, è molto veloce il gioco. Però io sono anche da PS5, quindi magari anche quello. Sicadura fantomatici 5 cm, che è insensibile, cap molto sensibile. Siccome altrimenti dopo un po' divento ripetitivo, nel contesto va bene anche così, il gioco punta più su altro, in generale non sono ignosi che è importante. Esatto. Se ripetitivi, ok. Cioè, raga, ma noi giochiamo a Pokémon, che cazzo ce la mettiamo a fare i combattimenti ripetitivi? Ma parliamoci chiaramente, ma fa culo. Dario Gafas non crede, è una brutta persona. Sì, però merita anche un po' di affetto, perché il fetente mi sta facendo ottenere... Mi sta facendo ottenere i gioconi, raga. Mi fa ottenere. A parte che gli ho chiesto praticamente Cyberpunk, Elden Ring, Kirby. E poi dovrebbe arrivarmi anche la Deluxe Edition di Cult of Lamb. E poi di Cyberpunk e Elden Ring avrò anche tipo quelle cose esclusive. Non mi ricordo che cazzo sono le mappe, le robe, i cazzi e mazzi. Quindi sono molto curioso. E già me l'ha già ricavato qualcosa. Mi mancano solo i giochi praticamente. Quindi un bacione al signor Gafas, che purtroppo a sto periodo non può neanche fare live. Ma che ballo, un ballo, un cavallo, è facile, non sballo. Se mi dai torto sono un po' pesante. No, 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 scusa, scusa, non mi permetterò mai più, Yuri, lo sai. Stai giocando a Kena Mobile, messaggio gratuito. Ma pure io, ma perché Kena Mobile, raga, perché mi viene a mente pure a me Kena Mobile, che cazzo è? La persona che stai chiamando non è al momento raggiungibile, ti invitiamo a mandare un messaggio, perché non hanno domanda, scusa. Appunto, ecco. L'unica cosa brutta di Ken è che non prende da tutte le... Ma perché Ken è un operatore, regà? Vi giuro. Ho avuto l'impressione anche io di dire sempre Ken a mobile, non so. Ah, lascia la maschera di Taro, chiudi. Ok, parliamo con il tizio della Disney qui. Taro riposa con i suoi fratelli adesso. Immagino che anche la corruzione della foresta sia svanita. So che ormai era ora che Benny e Saya andassero oltre con i loro fratelli, ma la foresta non sarà più la stessa senza di loro. Cerco di leggere bene, raga, scusate. È naturale che si crei un legame con gli spiriti che aiutiamo. Rinunciamo a una parte di noi stessi quando se ne vanno, ma il legame rimane. Oh. Allora, Benny e Saya, praticamente sono due bambini cicciottissimi, tenerissimi, raga, ma quanto cazzo erano belli. Mi mette la tristezza cioè, giusto che comunque oltrepassino la luce, però pensare che siano schiattati mi mette una tristezza assurda. Li voglio bene, quei bimbi. Chi Ciao Asia, tesoro mio, come stai? Bentornata. Com'è andata la giornata, tra l'altro, visto che oggi hai lavorato, secondo te? Grazie per i 100 bitozzi, tesoro mio. Volevo darvi solo... Non so se riuscite a vedere, perché purtroppo con la medaglia a finestra è ancora un po' più piccola l'inquadratura. Lo vedete quello rotto proprio al centro, sopra... proprio sopra, diciamo. C'è uno proprio al centro della inquadratura, a fianco alla maschera, e sopra quell'altro rotto. Cioè, è proprio seduto, regà. È seduto, ha le zampe proprio. E poi c'ha gli occhi così. Troppo belli, sono troppo belli. Non ce la faccio, li adoro tutti. Madonna, mi tuffo il naso. Ah, porca troia. È un operatore telefonico, vi giuro che non lo sapevo. Cioè, forse lo so, ma mi sono dimenticato. Mi è saltato un messaggio questo. Ma quando? Ma non è vero! Oh madonna. A parte grazie per la Sabach Kibe. Magari un giorno verrà a dire grazie, Asietta, però hai rotto il cazzo. Magari. Grazie, ti voglio bene. Bel pensiero per Chibe. Buon appetito, Gian. Mangia tutti i broccoli che fanno bene. Comunque dicevo, Samuele, io non ti salto i messaggi perché lo faccio apposta. E poi, cazzo, quando tu hai saltato? Che li ho letti tutti i messaggi.
Perché gioco su Xbox, quindi essendo che si sta scaldando, devo spegnere il continuo domani. Ma questo messaggio? Che poi è scritto solo una volta questo, è questo, eh. Cioè, se per la sabbia di sabato, no, gna gna gna. Ma Cichibe l'ho vista qualche pa... Minchia? Non sei Cichibe? Cichibe è lord del canale, Miki. Attenzione, raga. Cichibe è lord del canale. Dovete sapere chi è Cichibe, se siete in questo canale. Dovete saperlo. Anzi, facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Devo fare la cazzata. Non faccio il simpatico con Cichibe, no no. Però nel caso, lasciate il cuoricino a Cichibe. Seguitela. Seguitela, perché è lord del canale. È lord del canale. Questo canale, se è così, è anche per lei. Involontariamente, ovviamente. Ciao Marco, buonasera tesoro, come stai? Ciao Bea, buongiorno, come stai? Amore mio, vieni qua, fatti abbracciare. Vieni qua, buongiorno tesoro. Ho mangiato una banana, ma non ho molta fame. Ci sono mozzarella. Madonna, si è torto il suo sub. Chi è? A chi l'hai regalata, ma? Che simpatica. Io è la prima volta che la sento. Davvero? La sento, è una lei, è una donzella. Allora, Chikibe, in sintesi, a parte essere ambasciatrice di Twitch, streamer partner, è un'ottima illustratrice, è una mia fonte di ammirazione, ispirazione. Mi sono ispirato tanto anche a lei con Twitch. Spero tanto un giorno che riesca a fare una collaborazione, ma sarà molto difficile, molto improbabile. L'anno scorso l'ho incontrata dal vivo per la prima volta in vita mia. È stato bello, 2 volte l'ho vista. Ho fatto anche una fotina. E quindi è molto importante per me. Ed è l'unica persona, diciamo, di quelle popolari, famose, diciamo, che proprio effettivamente ammiro tantissimo, ecco. L'unica. Magari meno conosciuta rispetto ad altre, però, niente. Bonk Don Marco Soul, che cazzo? Beh, fatti vedere prima, si è appena scetata, lasciala stare, poverina. E insomma, mi ha detto, a chi l'ha regalata? Invece di chi si è sabato? Ormai lo sa già. Sì, lo so, Bravo, Marco! Molto, grazie Michi che ricalchi molto. Difficile, ma non impossibile. È anche vero, però, dettagli. Tu invece, io tutto a posto, un po' stanco, ma in realtà un po' meglio. Ho bevuto un po' di Red Bull. Beh, ti ho avanzato una Red Bull. C'è un po' di Red Bull, se puoi bere, quella all'anguria. Quindi niente, mi sto un po' bene. Ma beh, sembra bellissima come te. Sì, lo so, però sono appena svegliata, raga, un po'. Non capisci un cazzo, ci stanno. Solo con questo account, in realtà tra bit e sub è molto di più. Ma mai quanto è. Positive vibes. Vabbè, comunque continuiamo, che se no non finiamo più. Il percorso di una guida spirituale è fatto di solitudine. Oh, signore, già. Ah! Qua va a parare male, con questa frase. C'è ancora del lavoro da svolgere se desideri raggiungere il santuario della montagna. Un abile artigiana viveva un tempo nel nostro villaggio, costruiva strutture che superavano ogni immaginazione. Cerca il suo spirito tormentato nei campi oltre il magazzino. Ok, ora tocca a lei. Oh, che figa. Maschera di Adira. Un'artigiana? Chissà cosa è successo. Ok, falegname. Cerca il falegname oltre il magazzino. Il prossimo spirito ad aiutare è Adira. Già mi sono dimenticato il nome, incredibile. È vero, tu sei un bastardo. Sì, lo so, sono un bastardo, sempre comunque. Sì, ci vediamo a Twitch con nelle storie di Robè. No, no. Allora, io guarda, a parte che forse mi deprimerò un po' al Twitch con, perché ci sarà sempre quella cosa del partner che saranno i party partner, dove non potrò accedere, quindi e spero un giorno di entrarci. Però la sensazione è che comunque lei e anche gli altri italiani che saranno lì avranno pochissimissimo tempo. Come ad Amsterdam, avranno veramente un cazzo di tempo per stare anche con i followers e altri. Ma quindi tu vieni, Samu? Ah, che tra l'altro devo vedere se Bea ha chiesto, raga, perché quest'anno dobbiamo andare di nuovo. Io devo andare di nuovo a Twitch quando mi devo portare tutti appresso. Perché sono un bastardo comunque, sa Asia, che ho fatto? Io sono al quarto mese di sub e ne ho pagato effettivamente solo una. Vabbè, ma ci sta. Va bene così, non ti preoccupare, tesoro mio. Tanto comunque il grosso lo fai. Il grosso sarebbe venire qua a
a stare con me. Ti abbraccio anche io, Spider. Inaspettato, ma ti abbraccio anche io. Usa la maschera. Ok, let's go. Dai, raga, facciamoci anche sta parte. Non so quanto durerà. Perché è la terza live. Magari non live ce la facciamo? Non dovrei perdere troppo tempo, diciamo. Cioè, nel senso, non devo perdermi con l'ambientazione e roba del genere a cercare cose. Però proviamoci. Se no, per la prossima live facciamo anche il boss, diciamo. Che comunque non è lunghissimissimo come gioco. Alla fine è abbastanza abbordabile. Non dura troppo. Ah, raga, comunque preparatevi anche per i prossimi giochi. Perché sì, porterò il DLC di Horizon. Non porterò subito Bendy. Faremo qualche altro gioco breve. Ma preparatevi, ho dei giochi che... Alcuni già giocati, che ho bisogno di giocare, ecco, in qualche modo. Quindi preparatevi il culo, preparate tutto quello che volete. Che bello sto posto, quanto cazzo è figo, cos'è qua? Qua c'è un... Ah, dobbiamo imparare una nuova... Facciamo di cosa? Ok, qua dobbiamo imparare qualcosa di nuovo. Madonna, raga, che bella ambientazione. Come la vedete voi? Si vede bene? Che bella la musica. Non penso di entrarci. Dario dentro, a parte che ci guarda ballando. Ma stai zitti, cioè, ma pur volendo, metti caso che io diventassi partner. Ma secondo te ce la faccio per questo luglio? Magari. A parte che poi andiamo tutti insieme. Dario, sei un bastardo, non mi hai fatto assaggiare la Red Bull. Ma perché non l'ho aperta? Scusami. Questa è l'arte dello scrocco. Ma cosa? No. Quest'anno io ci vado, ma lo userò come protesta per andarmi a Parigi. Visitare anche qualcosa che non ho visto in Erasmus. Ah, quindi vieni anche tu. Minchia, regà, si vola. Beviamo, ci ubriachiamo. Che cazzo è là? Mulino. Niente. Arriva. Domani lo so, domani lo so. Amore mio. Sei tenera. Saluta la chat che ti salutano loro. Ti salutano sempre. Ah, ma quindi ti hanno detto. Hai detto qualcosa per le ferie? No, Dario, ho Ah. lavorato. Hai lavorato. Scus. Ma che hai Beatrice! lavorato anche lunedì tanto? Sì. Beatrice! Era un sabato, cazzo. Ciao Tilde. A parte che non ce la faccio, ogni volta che lo leggo ti chiedo scusa, Franco. Ti chiedo scusa, però non ce la fa, non riesco a non vedere fucking ogni volta. Piccolo aneddoto, raga. Fucking no, Franco non, fa non si chiama fucking, si chiama FLK Ing. Ed è un collega di Bea. Ciao Franco, come stai, caro? Grazie mille per i bittini. Bea, saluta Franco. Che si chiama? Perché lo chiami Franco? Non hai Beatrice! detto Franco? Sì, si chiama Franco, ma Frank è diminutivo di Franco, Ah. di Frank. Beatrice! Oh, non spammate Beatrice, però. Allora, dicevamo comunque, alla fine è deciso per il DLC di Horizon. Perché comunque dura poco, vediamo come va. Nel caso poi, se proprio va una chiavica Horizon, fo ma forse non credo, non come prima, perché prima era diverso. Vediamo. Io vedo ben dato. Sì, raga, organizziamoci per Parigi. Ho bisogno di andare al Twitch con di nuovo. Sì, io la vedo che è una perfezione. Perfetto, sono contento, dai, ci tengo che si vede anche bene visivamente. Ho trovato una, non mi ricordo come si dice, non malattia, che si chiama ADHD. Oh no, ho scoperto di avere tutti i sintomi di questa malattia. Non è proprio una malattia, non mi pare, però attenzione, perché... Come posso dire? Come si posso dire? Non datevi malattie o sintomi o cose del genere solo perché magari li vedete dai TikTok, dai Reel, da Google o cose del genere. Piuttosto consultate un esperto che vi può effettivamente confermare o ribaltare la situazione. Ve lo consiglio perché molti dicono: ah sì,
sono 5% autistico, ah sì, sono ADHD, gnegnegne, quello. Ci sono alcuni che proprio la vedono proprio come una cosa, non lo so, ah sì, ho questa cosa, amatemi, perché boh, robe. Ok, ma il medico te l'ha detto, chi te l'ha detto? Eh no, l'ho visto su Google, perché no, 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 non funziona così. Anche perché anche io ci sono delle cose che ho letto, effettivamente, anche io provo, sento, soffro di certe cose, ma onestamente non sento di dirmi che soffro di ADHD, cioè potrei soffrire anche di altre cose, non lo so, ecco, non lo so, infatti vorrei consultare un esperto per capirne meglio di questo. Quindi fate attenzione su queste cose perché sono cose importanti, un po' anche per scoprire e capire meglio voi stessi, ecco, a cosa possono servire. Ma anche per capire come un po' tutti noi siamo, no? In un certo senso. Perché effettivamente magari con la DHD ho notato che, ah sì, io faccio queste cose quando sono nervoso, io faccio queste cose, ma molti le fanno in un certo senso, ho notato. Scusate, piccola parentesi. Tipo a scuola io non riesco a concentrarmi, riesco a pensare a due cose insieme, voler parlare anche quando non si sa cosa dire, tanto. Tipo pure io, capisci? Un bordello. In realtà non servono. Aspetta. In realtà non servono, serve altro. Ma che parla, che serve? Ma cosa? No, raga, scusa, mi sono perso un po' di messaggi, perdonatemi. Ah! Quante sub-bit devo ancora darvi per farvi arrivare alla partner? Ah, tesoro mio, amore mio, magari fosse così. Magari. Allora, ve lo spiego in breve. Diciamo che ci vuole un tot di live. È un tot di ore, ma cosa più importante, perché queste le soddisfo tranquillamente, ma la cosa più importante sono i 75 spec di media, cosa che ce ne vuole. Ce ne vuole giusto giusto almeno una sessantina di persone, e forse te la danno, perché non è manco detto che te la danno, tra l'altro. Però dipende, dipende, perché secondo me io più o meno ho capito perché in alcuni contesti non la danno. Ecco qua. Ora vi recupero tutti. Mamma mia, quanto avete spammato. Devo scommettere che se ti dico che io ti avevo consigliato un gioco oro che tu volevi anche fare e non hai più fatto sapere nulla, tu non te lo ricorderesti. Forse l'avrò. Madonna, che paura. Ti sei teletrasportata, ma non eri in cucina, scusami. Cala miseria. Poi mentre parlavamo di gioco horror. Bea, ti sei fatta vedere? Che cazzo hai fatto? Che ta ta ah, ti sta chiamando solo, ok. Raga, scusate, arrivo, scusatemi, mi sto. Adesso commento che. Okay. Che gioco è? Che gioco è? Magari l'ho messo nella lista, magari, però probabilmente mi sono anche dimenticato che sono stronzo. Ti stanno salutando tutti. Ah, ok, sì, qua quando ho detto che ti devono salutare. Ok, Frank sta. E mo' sparito. Ah, smetti di teletrasportare. Comunque ha detto che sta stanco anche lui, ma avete lavorato insieme oggi. Sì. Ah, ah, minchia, che culo. No, ma è stato orribile, Dario. Orribile. C'era un sacco di gente, tutti i bambini. Oggi no, le scuole erano chiuse, no? C'erano tante Ah, è carnevale famiglie, oggi, sì. per quello. Oh, signore, quindi. Umaro! Umaro! No, carnevale, che roba assurda. Non diagnosticate cose da Google o da TikTok. Brava, Vale, bravissima. Poi hanno creato tante cose per chi ha la DHD, tipo dei video che sono super rilassanti. Per chi ha la DHD e non per chi non ne ha. Io ne ho guardati tipo 10 e li ho amati dal primo all'ultimo. Vabbè, ma secondo me sono cose che puoi anche goderti senza che tu sia quella. Che io sono morto da 14 anni secondo TikTok, ma anche secondo Google. Secondo Google, anche se un po' di raffreddore sei morto, punto e basta. Diciamo che per essere sicuro di averla decimo diagnosticartelo. Diciamo di. No, non ho capito, non ho capito. Non so leggere. Sì, ecco, ci sono le visite, ma costa 80 euro a persona. Parlami un po' di queste visite, che magari sono disposto a spendere, visto che lavoro. Adesso abbiamo sentito da Twitch con Green Soul. Sì, faccio un po' di radiofono qua. Radio speaker. Comunque. Chi è? Bacio, oh no, a quanto pare sono un botto depressa, mo. Sei la depressione bipolare, mi dispiace tesoro. L'hai scoperto con lo psichiatra? PFFFF? Ma che psichiatra? Quelli sono ciarlatani. Ho visto che un TikTok che se dormi un sacco e durante il ciclo scleri. No, si era fermato perché ha scritto troppo. Scusate. Aspetta, scrivi al tuo partner se sei depresso. No, no. Assetta mio tesoro, ti voglio bene. Comunque, Frank, ti volevo chiedere, conosci Kena?
È bellissimo, se non l'hai mai giocato te lo consiglio perché è veramente bello. Tra poco ti faccio vedere qualcosina, mi fermo un attimo. Io tocco quello disinstallato da un bel po' perché non lo utilizzavo anche per un altro motivo. Io non ce la faccio, è troppo bello, mi diverte. Cioè, a me escono troppe cose stupide, soprattutto con i gatti. Comunque se ti fa male il braccio dice che hai una malattia del mio, esatto. Ragazzi, ho saltato un po' di messaggi, scusatemi. In realtà non proprio 75 di media, per poter iniziare a mandare la richiesta alcuni è stato accettato oltre Te lo 100. dico col TTS che altrimenti ora che arrivi il messaggio ci metti un anno, magari lo salti pure. Comunque il gioco è Boogeyman 2 9 Ah sì, 9 me l'avevi detto, 9 Boogeyman 2. 9 9 Bastarde, messo il quindi lo hai nome. nella wishlist. Boogeyman 2, non lo so, non mi ricordo se ce l'avevo nella wishlist, sai? Non lo so. No, forse era giusto che stavo andando di qua. Andiamo avanti, va, perché dobbiamo cercare. Chi cazzo è? Falegname? Oh no, raga, c'è una prova. Per esempio, io queste eviterei di farle, raga. Mi fanno perdere un po' di tempo, piuttosto le faccio offline. Mi vorrei concentrare. Mi voglio focalizzare più sul gioco, ecco. Sulla storia. Per esempio, qua invece apro easy peasy. Vabbè, basta parlare di roba che non si sa di avere. Vabbè, no, era giusto mettere a punto. Ma in realtà è anche per voi stessi, perché se no poi pensate una cosa e alla fine è tutt'altro, via. Magari uno ci rimane anche male, giustamente. La partner a cosa serve? A parte che posso avere tantissime slot molto in più, volendo. Però, vabbè, hai anche un incremento in più di guadagno. Ma io, onesto, raga, lo dico sempre. Non me ne passa per il cazzo del guadagno. Te lo dico, principalmente preferisco le moto. Diciamo che hai molti più vantaggi da affiliato. Poi, per esempio, TwitchCon hai anche dei vantaggi pure. Tipo, banalmente, no? Fanno una festa esclusiva dei partner che la fanno il giorno prima che comincia la fiera. E io mi stavo mordendo proprio il culo quel giorno. Porca puttana, ero lì che posso entrare, vi prego, fatemi entrare. Un po' come quel meme, let me, let me. Catra, piango. Io veramente, raga, spero veramente un giorno di riuscirci. Però è difficile, è veramente difficile. Non è domani, no, raga, non lo so. Non, io ormai ho perso la cognizione di giorni di riposo, festivi, festività e tutto. Non so quando è Natale, non so quando è Pasqua, non so quando è Carnevale, non so un cazzo, non so nulla. Vabbè, ti botte, no, 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 quelli poi mi cancellano da tutto. Aggiunto nel Wish, ma mi ti è bastato guardarlo un po'. No, però in breve ti dico. Allora, praticamente parla. A parte che è tutta ambientazione molto bella. Siamo più lato orientale. Stile Studio Ghibli, ti direi. E parla di spirito guida, no? Di aiutare gli spiriti che soffrono e portarli oltre la luce, in un certo senso. Spiriti tormentati, in qualche modo. E quindi già questo a me fa impazzire da morire. Poi ti dico, mo abbiamo già fatto una porzione di storia. Ed è stato molto bello. È veramente stato molto bello. No, aspetta. Che famo qua? Allora, questo è il santuario. Checkpoint, perfetto. Che. Ah. È tutto troppo bello. Amo tutto di sto gioco. Tutto, tutto, raga. Lo dirò sempre fino alla morte, mi sa. Io però sto andando un po' più spedito, ve lo dico. Lo ripeto perché le cose, diciamo, secondarie le faccio offline. Così ho più cose da fare quando non ho voglia di fare nulla nella vita. Mi ricorda me ieri. Buon cane, il mio cervello su Indie Mode 36. Oh, che cazzo di figata qua. Guarda un po' intorno, perché è sempre bello vedere il bordello di cose che hanno fatto in sto gioco. Aspetta, questo lo prendo. Cioè, guardate la luce. Wow. Proprio come Pokémon Scarlatto e Violetto, uguale. Da me 24-25 Carnevale. Ma perché cambia da regione a regione? In teoria venerdì. Vabbè, non si sa un caso. Quando è Carnevale? Boh, quando si vuole. Non ho bisogno di comprare il costume, sono già vestiti da clown. Chi la bonca? Nessuno ha boncato Vale, regà. Mi permetto di dissentire. Eccolo il bonk. Vai, vai, boncatela. Raga, come si accoppiano gli ornitorinchi? Beh, penso un po' come le galline. Perché sì, sono mammiferi ma fanno le uova. Non ho mai capito. Non sono strani gli ornitorinchi. Sono proprio strani. Che ecco. No, mica a me. Ah, ok, a Vale. Ok, allora non lo evito. Non lo evito.
Secondo voi cosa minchia devo fare qua? Ah, mi devo mettere qua, ok. Oh, quello è mio. Io non ho ancora finito Final Fantasy VII Remake. Ah, che poi tra l'altro so che hanno fatto due parti, deve uscire una terza parte ancora. E in più c'è anche uno... Non è uno spin-off, un prequel che si chiama Crisis Core. E quindi è bello lungo sto remake. Vabbè, non, Crisis Core non fa parte del remake. Però so che è tanta roba quello. E non sono appassionato di Final Fantasy, non li ho mai giocati. Però, per esempio, Pillole di Gamer sta giocando al momento Final Fantasy IX. Non so se quello invece l'hai giocato, Frank. Aia! Potevi fare l'esclamativo col punto esclamativo, scusami. Ti voglio bene, amore di mamma. Oh, che patati che siete. Però, raga, mi sono perso. Che faccetta devo fare qua? Banalmente, questo devo fare. Ok, qua. Non me l'aspettavo quello. Non si apre? Animation. You're going to need more power to get that door moving. Energy has not flowed here for a L'energia non long scorre time. più qui da molto tempo. La terra ha iniziato a Land guarire. has È begun questo che to. stai facendo? Is this your doing? My name is Kena. Mi chiamo Kena. I helped Benny and Saya free Ho Taro's aiutato spirit. Benny e Saya a liberare lo spirito I'm di on my way to Taro. help the Sono andato ad Woodsmen. aiutare Do you l'artigiana, la know her? conosci? Sì, Yes, I know Adira. conosco Adira. Già sto per piangere, lo She was dico. a great Woodsmith. È una grande artigiana. Che figa che è lei. Together we found a way to Insieme capture abbiamo the trovato un energy of modo the per catturare l'energia mountainside. del santuario della montagna. Una Pokéball. She believed we could Credeva che harness the potesse sfruttare le resources of this risorse land di to questa terra per sustain the sostenere village il villaggio per forever. sempre. But that dream faded Ma long quel sogno è ago. svanito molto tempo fa. We've only just Ci siamo met, appena but I conosciuti, ma can posso tell you dire che have è un a forte legame strong con il regno connection degli to the spiriti. spirit realm. You carry the same Porti energy con that te la stessa carries you energia through che its scorre in queste roots. radici. Deve essere It quello che ti must ha be what trattato drew in you to questo this posto. place. With focus, Concentrandoti puoi raccogliere you can quell'energia. gather that energy. Fanno le bombe qui? Your bomb should prove useful in powering up Ma the minchia, me la walls. so chiamata! La tua bomba potrebbe rivelarsi utile per potenziare tutta la vecchia tecnologia qui We need intorno. to repair the Ah power sì? network Dobbiamo system. riparare i meccanismi di alimentazione per aprire il Take passaggio. a look Dai at un'occhiata these lassù e pieces vedi se riesci a farlo inside. funzionare. Ok, quindi facciamo le bombe. Tieni premuto L2, quindi premi e rilascia R1 per lanciare una bomba. La bomba fa fluttuare temporaneamente determinati oggetti. Oh signora! Complicata sta cosa. Raga, il mio cervello non riesce a fare più di due cose. Più o meno. No, no, è giusto. Ah, è proprio uno spin-off che fu creato apposta per coprire i buchi del 7, però è canonico. Mi Ah. sono appena ricordato che tempo fa, se qualcuno diceva una freddura in chat, iniziava il putiferio. Ora sono curioso di vedere se succede ancora. Quindi, oggi ho dovuto lavare il caffè perché era macchiato. Madonna. Ma vi ci impegnate con queste battute di merda? Io vi voglio bene. Madonna, se tu. Però, mi devo coprire tutto, mi devo coprire tutto. Final Fantasy IX, che meraviglia, che pianti. Io aspetto proprio il momento in cui piangerai in live. Ti voglio bene, ma ho bisogno di vederti piangere. Non pensavo di averne così tanti. E oh, tu ci sei sempre, Yuri. Ormai ci sei sempre. Quindi farmi. Fatturi. Sapete che fa un calling? Eccola. Boh, lo stormo delle battute fredde è incredibile. Lancia la bomba. Ora faccio male, devo lanciare la bomba. Ma là, aspe. Ah, devo lanciare la. Madonna mia, con quanta violenza. Ah, è qui. Ok. A sto punto approfitto. Grazie di dire, ma non sono un bello spettacolo. Ma no, sei così cute. Sai cosa fanno sputo sulle scale? Sì, eccola. Quella è più vecchia di mia nonna, che mia nonna aveva 96 anni una volta.
Potresti da dire però, Dario. Non sto bene. Ehi! Ti immagino così. Il chicchirichetto. Questo mi è piaciuto. Stupidissima, l'adoro. Dai. Se mando una gif, che succede? Una gif? No, no, aspetta, una battuta questa. Perché non puoi mandare una gif su Twitch? No, 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 non riesco a capire. In che senso? Che cosa succede se mando una gif? Che cazzo devo fare? Mi sono perso. Allora, perché lei ha detto che devo mandare qua sopra una bomba. Ma la bomba? Aspetta, questo ho capito, frate, ma... Oh, no, ho sbagliato. Perché? Vedi, a bomba è più così, a bomba. E come la sfaccima della gente. No, vai giù. Bomba! Boh, io ci provo così, eh. No, ho fallito. Allora. No, perché è chiuso. Ma dove? Ah, ma forse devo salire qua, vai giù. Ci ho pensato, eh. Invece no, una buttina. Okay. Bye bye. Chi è? Marchetto bello, vai. Vai via. Vai a dormire. Aspetta. Arrivo, Fammi un attimo capire cosa devo fare nella vita qua, perché... Oddio, mi ricorda molto... Sto solo mi ricorda molto Zelda. Io devo andare, buonanotte caro. Grazie mille per la compagnia. Ti aspetto mercoledì sera dalle 20:30 che c'è l'Astrosaurus Day. Il giorno della community. E ancora non so effettivamente a cosa giocare, raga. Serio. Cosa giochiamo? Cosa vi piacerebbe giocare? Ma che figata sta roba, raga. Aiuto. Mio. Ma che figata. Che cazzo. No. Picchiali tutti. No. Ui. Combatto il patriarcato. Ma ok, easy win. Cosa serve un maiale che vale? Ma io non capisco una cosa, no, raga. Ho bisogno di capire questa cosa. Perché quando uno fa una battuta fredda, fa bella e buona, c'è un esercito di gente che fa battute fredde dopo. Ma ogni volta. Ma che è? È un virus. Oh, altra posta spirituale. Per sbaglio l'ho trovato. No, no, ma spiegatemi sto... Cioè, è da studiare sto evento. No, devo fare così. Comunque vedo un cazzo, è tutto buio. A momenti ci scappava e è morto. Poi l'abbiamo ripreso e fu... Ecco, appunto. Caputtana. E poi mi fanno ridere, capisci? A me mi fanno ridere le battute fredde, in qualche modo. C'ho un buchino ogni volta così. Allora, vediamo un po'. Cos'è qua? Ma che è? Scendi. Oh minchia, può essere che era un'altezza così, così alta che poteva farsi male. Allora, dobbiamo un po' giocare un po' con questo, ecco. Pucchino, che ci ho combinato. Ah. Niente, vabbè. No. Faccio sempre al contrario. Possibile? No, niente, non ce la faccio. Ecco a cosa serviva, vabbè. Ah, ma è vero, stavi mangiando, scusa, mi stavo dimenticando. T'ha posto la pappa? No? Mi posso anche far male da solo? Ok, abbiamo scoperto una cosa importante. Green, quanto fa 69? Più 69? Più 69? A parte gli sghezzi io devo andare, ciao a tutti. Chi è? Amogus. Amogus. Ti ringrazio, Miki, anche te per la compagnia, caro. Buonanotte, ma se ti becco dopo che torni qua, ti banno, sappilo. Perché devi dormire. Devi dormire, capito? Non mi puoi dire che vai a dormire e poi torni qua, che non dormi. Ovviamente scherzo, ti voglio bene. E nel caso, buonanotte, tesoro. Come stai diventando meme sta cosa? Ok, quello ok mi fa capire che ha capito. Ma questo è un villaggio sottoterra, che cazzo è? Fratama! Ok, shlam foot, why you? Shlam foot, no. Ah, buchi di sorta. Scusate. No, pure là. È morta.
È proprio... No, raga, è troppo sensibile, però. No, è troppo... è troppo sensibile. Oh, no, no, non volevo fare la cosa alla Horizon Zero Dawn. No, veramente è troppo sensibile. Ma io... è morta da là, è morta. Io come faccio? Ci vediamo dopo per il band. Già te, mannaggia. Ma potevo salire qua? Ma c'era un modo per salire easy? Non lo so, perché non voglio cadere, se non devo rifare tutto a capo. Madonna, che ridere ieri. Ah, per Miki. Ho appena visto di una lucertola che cade, sono felice. Perché nella lore di Kena c'è una lucertola mostro che praticamente, siccome è morta... no, ho sbagliato. Siccome è morta questa lucertola, si vuole vendicare e vaffanculo. Non so che devo fare. Non so che devo fare. Vabbè, no, non continuo più quella cosa perché non so che cazzo stavo dicendo. Stavo dicendo una cosa a caso, raga, scusatemi. Era per giustificare quello che ha detto Gian della lucertola. Povera lucertola, mi viene un magone. Raga, praticamente ho voglia di dolce, ma non posso mangiarlo perché sono stata poco bene di stomaco. Ma non posso negare un dolce ad una donna in preciclo, sono triste. Anzi, anche un po' incazzata. Allora, però sei in preciclo, non sei in ciclo, quindi la cosa non vale. Io sono stupido, Appena Miki è entrato in chat e tu gli hai detto lo sapevo, ti immaginare come i gufi quando... Merda! Cazzo sì. È un po' come quando vedi una serie TV, un film, e sai già il plot twist, già lo sai, capi? Ormai lo sai. Spider, tesoro mio, non mi spammare troppo questi simboli strani, però, perché poi occupano troppo la chat. Io ho già salto i messaggi di Samuele, non ne vorrei saltare accidentalmente altri, per favore. Oh, cazzo. Raga, vedi Ken ha anche questo, per esempio. Enigmi. Marogno. Stavo carendo. Comunque questo gioco è Kena. È l'esercizio cute, non Kena. È l'esercizio. L'esercizio cute? Cosa volevi intendere? Perdonami, perché io non so leggervi, raga? Mi spiegate perché sono stupido e non so leggervi? C'è una definizione per questa cosa? Fratma. Oggi cagate sotto. Ok. Vai Pokéball, madonna mia. Vai Pikachu. Poi non ho mai capito sta cosa di vai Pikachu, scelgo te. Ma... cioè un po' come lanciamo la Pokéball, diciamo sta frase. Quando poi Pikachu è sempre stato fuori dalla Pokéball. Che scammata, che effetto Mandela sta cosa. Siamo tutti dislessici, Dario tranquillo. No, non sto tranquillo, io non sono un cazzo tranquillo. Io sono molto agitato, mi vedi agitato? Sono super agitato. Allora raga, c'è un problema. Come cazzo ci salgo lì? Sì, ma è un casino sta roba. Perdonami. Ma se faccio... tipo lancio una bomba. E la Maronna, mi stai carendo. No, ok. Però se facessi tipo lancio la bomba qua vicino e ne lancio una qua. Ah no, esplode. Madonna, che miei coglioni. Ma aspettiamo che esploda da solo. Ok, esplode da sola. Quindi si può fare qualcosa. Ma una gittata bassa. Non so come fare. Allora, lancio la Pokéball qua. E ok, e qua ci siamo. Ci siamo tutti, no? Mi chiamo Amore. Ecco là, qua, minchia, già stava schiattando. Vedi, qua scivolo. Come faccio? Ho poco tempo. Ah! Orca troia! Ho trovato un punto che devo schiacciare. Ma... oh, Kidammo! Il gioco mi sta trollando.
Wow, minchia, mi stai dicendo che devo fare tipo in ordine? Tipo? No. Ecco qua. Uno qua. Non so qual è. Non so qual è l'ordine, però. C'è un ordine specifico? Oh, signor. Ah! Oh, io le odio le cose a tempo. Perché mi fate queste cose? Ah! Troppi sassi! Michele. Quello è mio. Ho preso. No, non lo so. Bello spirito lei. L'ho vista trasformarsi. Mi ero dimenticato del lattosio B. Però esistono anche senza. Ma chi, cosa, quando? Un gelato di intollerante al lattosio che è stata male tutta. Ah, minchia, è vero. Secondo me sì, è un piano contro di te. Vale, attenta. Samu vuole vuole farti fuori in qualche modo. Attenzione. Patate di level 1 in my freezer B. Cry in Spanish. No, no, raga, no, quando si piange in Spanish, però. Non scherza, mi ha confidato che a volte durante la notte fa spaventare Bea perché si sveglia e si ricorda di qualche messaggio di Samuele che non ha letto. Esercito chiuso. Ah, sì, quello di sti cosi che mi seguono e mi osservano e saltano. Vabbè, comunque. Ok, fa caldo. Goku impazzito. Ne ho trovato il gelato Ringo Bo. Ma quello è buonissimo. Ma figurati, mi sparerei. Mamma mia, Samus, sei un po' al gioco. Uffa. Uffa. Raga, dovete stare anche al gioco sulle cose, capite? Che non è che qua siamo tutti seri. Uffa. Che è bello di scherzare. E anche un po', capì? Dire le cose scherzando, ma in modo serio, in qualche modo. E quindi fai prendere a male le persone. Secondo me è giusto. È giusto da fare una cosa. Che devo fare? Che faccio? Che faccio? Gioco? Il gioco non mi aiuta. Porco schifo. Comunque, dicevamo. Ellie vs. Kena vince Green Soul perché tra i tre litiganti vince ovviamente Pil. Aspetta, aspetta, aspetta. Sto calcolando un po' tutto. Non mi trovo. Non mi trovo con la formula. Buonasera, Killozzo, caro. Come stai? Tutto bene? Siamo più fuori un sciottino a Killozzo. Per favore, se puoi. Se hai voglia. Se c'hai, se c'è voglia. Ah, ma forse serviva qui. Beh, io sono un pezzo di me. Lo so, che non lo so. Mi dispiace, ti sto. Ok, non ci sono solo le grandi altezze ad ucciderci, ma c'è anche la gravità delle pietre, non solo quella delle altezze, ecco. Va bene, mamma, va bene, io lo accetto. No. Tu mi vuoi far paura stasera? Ammettilo, Beatrice. No, ho sbagliato! Niente! Fanculo! Ok, niente. Samu prima mi minacciava di prendermi in giro ogni giorno, ma adesso non ci riesco. Chiaramente il potere. Ovvero? No. Samu, ma non minacciare la gente. Non si fa. Onneccio buchi. Scusate. E che maronna. Ma perché sono scarso io? Io non ce la faccio. Io non devo streamare. Sono impazzito. Ho notato. Ciao Noè. Ma la sub mi puzza. Sì, asietta. Ieri. No. Ma scusa, ieri c'eri anche tu quando ti ha regalato la sub. Perdonami, tesoro. E poi che ci fai qua, scusami? Tu, via. Pussa via. Tu non vuoi vedere Kena. Tu non vuoi vedere Kena. Via, Noè. Via, sciò. Come stai comunque? Sempre se puoi rimanere, tra l'altro. Dovevo essere live, ma Doom Eternal ha deciso di no. E si sta autoreinstallando. Insomma, dici. Ma veramente? Ma da Steam? È impazzito da Steam? Io sto impazzendo per il mangio. Beh, ti sono. Aiuto. Il gatto dentro. Amore mio, vieni qua che ti uccido. Ti uccido i bacini. Beh, chiuso il gatto fuori. Ecco qua. Perché ci faccetto? Vai. Mannaggia le melanzane imbottite di burro.
Buono però. Samu, ma insultami qualche volta. Non reagisci, Samu, reagisci. Fammi male. Emotivamente. Vale, perché vuoi lo scontro? Samu, Samu un patatone. È letteralmente lawful good. Non c'ha manco un briciolo di chaotic. Non c'era in realtà. Minchia, ma l'aveva fatta dopo. Mi ricordo che c'eri, avevi scritto e dopo poco te l'aveva fatto quando era arrivata. Forse eri un attimo in lurk, possibile. No, da PS5. Ah, strano però. Così, da botto. Vabbè, quanto ci vuole ancora? Perché non so Doom Eternal quanto tempo ci vuole. Poi da PS5, boh, mi sembra poco, no? Perché non sono abituato a non soffrire. Volevo tornare al mio passato. Ci sta, ci sta, ci sta. Effettivamente ha senso. ma quello è... come si dice in questi casi? No drama, no, no lama. No, aspetta, che cazzo c'entra il lama? No drama, no party. Cucchino. Che stavo da buono. Allora, Jay, perché sono andato di qua? È giusto? No, tutto sto bordello per uno scrigno. Che realtà va bene, però... Raga, che sto facendo nella mia vita? Muore qua? No, entrata eroica. Boh, vabbè, stica. Ah, scus. Perché se voglio che devo far funzionare sto cesso di Maui su... Maui, no, povero Maui, il Pokémon di Samu. Aspetta, scusa, no, ma... Scusate, però io non mi trovo. Se serve solo perché devo... farli girare. Ma vaffanculo, scusami. Ah, salta, donna. Mo Maui, che cos'è? Un altro linguaggio computeristico. Mamma mia, ragazzi, io non so un cazzo, eh. Non volevo fare quello in realtà, però va bene. Sparo tutto, sparo. Che bello il fuoco blu, mi piace un botto il fuoco blu, mi piace un botto, 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 botto. Po' bello. Che solamente il fuoco è caldo, ha un colore caldo, capi? Ma il fuoco blu mi dà l'aria di essere un fuoco freddo, anche se in realtà ti brucia di brutto, eh. E mo? A che è servito tutto sto bordello? Ai quelli di cazzo. Come al solito, tra l'altro, no? Ai quelli di cazzo. Però forse si può salire da qualche parte? No, Kina ha detto no. Non devi salire. Va bene, Kina, va bene. No, chiama sempre Kina, che fa rima con Bucchina, però vabbè. Dettagli, comunque. I am joking. No, non fare come Joker. Ma se tu sei Joker. Quindi lui è Harley, qui. No, una creatura demoniaca di punto net. Ah, quindi è una roba di web. Ok. Serve per fare interfacce grafiche. Ah. Ma meno male che mi sono fermato con il web design, perché sarei impazzito, ecco. Io non voglio impazzire, già impazzisco di mio. Vabbè, però ti stai divertendo, no? Ti stai tenendo impegnata in qualche modo. Che cazzo? Oh, mangiate, prendete e mangiatene tutti. Queste sono le mie pesche quotidiane. E no, raga, non so che devo fare. Muore qua. Kenya è la recantazione di Sonic, ha tutte le sue debolezze. Kenya, il paese africano. Adesso un buchino, adesso. Però questo mi sa che serve solo. Ah! A meno che non c'è un maronno qui che devo. No, non devo girare niente qua. Voglio. Ma che devo fare? Mamma, mi aiuti? No, io vi giuro, sono proprio... Ma mica ho detto, voglio andare a spedito? Un culo che sto andando a spedito. Sto facendo un po' come le poste italiane. Sì, sì, spedizione, ok. Ma ci fermiamo un attimo, tipo un mese. Perché, boh, c'ho un cazzo di voglia di fare nulla qua nella vita. E non si può fare il nostro lavoro, quindi fa culo, fottiti. Quindi niente, rimaniamo qua. Passeggiamo un po' in questo buco di cesso e... boh, perdiamo un po' di tempo. Come va la vita, raga? Tutto a posto? Il studio, i figli, la moglie, il marito, non so, la famiglia poliamorosa, se ne avete una. E sto cadendo, va bene, Dario, va bene. Va tutto bene, Dario, ce la puoi fare entro domani, ce la possiamo fare. Auguri a te, auguri. Yuri, se rimani per mezzanotte dimmelo, eh. Cioè, resisti nel caso, ecco. I quelli di cazzo, scritto sicuramente sbaglio. I quelli di cazzo in italiano, però, se vuoi dire in italiano. I quelli cazzo. So good. Is that citazione di YouTube? E tra l'altro, punto esclamativo YouTube, se volete recuperarvi questa citazione. Vedi che pubblicità che faccio. Vedi che sto bravo, faccio pure la pubblicità a YouTube. Katzenberg. No, ok, ok. Io fin qui mi ci trovo.
Io fin qui mi ci trovo, ok? Che devo arrivare fino... Oh, madonna, non so correre. Devo arrivare qua, lancio una bomba e ciaone. Però poi c'è quel problema. Devo andare laggiù. Io come faccio in... Cos'è quello? Ma sono un bucchinaro! Ma io sono un bucchinaro! Questo succede quando una testa di cazzo come me non si mette a osservare i dettagli del gioco e finisce così, che perdi mezz'ora della tua vita inutile, sto parlando della mia, che sto parlando da me, a non fare un cazzo, perché sei stupido, Dario, sei stupido. Era difficile, mannaggia il marzapane. Ok, e quindi mo che abbiamo risolto? Che dobbiamo andare all'altro lato, che non ho capito come si arriva, vabbè, vabbè, ci proviamo. Prendete a mangiare tutti. Chi se... No, 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 quello non è mio, quello non è mio. Quindi dobbiamo, dobbiamo rifare questo, quindi. Come la situa? Io sparo qua. Tic-tac, tic-tac. Questo ballo è proprio bello. Ok. Amore, ho fatto la chemia oggi, ci provo, ma non prometto nulla. Ah, no, vabbè. Se riesci, non ti preoccupare. Tanto comunque, se proprio lo facciamo lo stesso, non ti preoccupare. Android, but, oddio, più che impegnata, sto esaurendo. Ah. Vabbè, ma no, parliamoci chiaramente, una vita senza esaurimento nervoso, che vita è? Parliamoci chiaramente, cioè, raga, bisogna esaurirsi, no? Qualsiasi cosa ci deve far esaurire. Ma qua da dove sono arrivato? Che non capisco un cazzo. Ok, io mo sono arrivato qua. Natale di Dondena, stringi la mano al tuo vicino. Per questo dovrei farti arrestare, sappilo. Solo per questo. Ma io non ho un modo di... Che devo fare? E io rompo il gioco, vaffanculo. Vaffanculo, io rompo... Il gioco mi ha messa nel culo proprio. Ok, ok, va bene il gioco, va bene. Se è proprio così lo devo mettere, vediamo. Il gioco non è stupido. Se ti buggi, se ti blocchi, poi ti fa spawnare, capi? Furbo, furbo. Tu scemo. E Gris scoprì che era la cazzata più assoluta. Il gioco è semplicemente ma approfondito. Ah, quello sì. No, più che... Cioè, non è proprio difficile, è che devi capire un po', capì? Cos'è? Quello è sus. Bomba! Aspetta, magari da qua... No! Però forse ce la faccio qua? Ma vedete? Mica se... No, ma non penso che si debba fare così, però... Raga, mai dire mai nella vita, che dite? Io ci provo, eh. Io ci provo, se si può fare, why not? Non è esplosa la capocchia? Non è esplosa la capocchia, perfetto. Al primo colpo l'ho fatto, al secondo manco per il cazzo. Allora. Tipo Worms. No! E se è una doppia capocchia allora. Ok. Corri. Ce l'ho fatta? Dovrebbe funzionare, scendi giù e apriamo questa porta. Non credo che dovevo farla così sta parte. Ma io faccio il cazzo che voglio. Uno a uno palla in centro. Pitch. Ticchetetacchetetacchetetà. Ah, si parla una cosa. Però alla fine ti sei accorto. Vedi. Oh raga, forse Stack Overflow mi ha dato la sua. Che cazzo è? Giudicate pure tizi su Stack Overflow. Guardatemi all'altro nel vostro genio basso che ho fatto. Perché l'astro bonk? Ehi, città da una parte. Io vi giuro, non ho capito. Cioè che devo colpire qua? Quello? Possibile? No dai, ha fatto qualcosa. Non penso. Cioè che dovevo fare?
Cioè, parliamoci chiaramente. Che devo fare? Non ho capito. Se proprio ci tieni, chiedi a qualche amico di petardi le bombe filanti. Perché vuoi andare in galera tu? Non siamo in cuore, ragazzi. Perché si bombarda su Hogwarts? Il tuo basta che aiuto mi ha fatto venire in mente bisogno d'aiuto. Caccia un orlo. No, lo dicevo così, vero? Tipo palo e metano. Mi è saltato un messaggio e una novità. Ma te li salto tutti, lo faccio apposta, vuoi vedere? Mi stai sfidando. Ecco, uffa. Si, stai calma però pure tu, eh. Ragazzi, siete tutti agitati, perché? Ok. C'è la cazzina. C'è la cazzina. Cos'è quello? Adira, cos'hai fatto? Cazzo. Fuoco e fiamme proprio, letteralmente. Eh sì, anche lei è uno spirito. Perfetto. Sì. L'Elder Ring. Sentite la musica. Cioè c'è un coro in sottofondo. Qualcosa è andato so. Tu dici? Da che nasce Kiro? Minchia, anche Sekiro, sì, Sekiro. No, veramente, è assurdo, grazie ancora per i 100 bit. Ti ringrazio, Frank, gentilissimo. No, però, minchia, regà, veramente. Assurdo. Che roba, ma pure la musica in sottofondo. Tanta roba. Ah, fuoco. Bogus. Comunque, sì, ti riscatto il rimpicciolimento, un attimo solo, leggo, finisco di leggere. Come fai a saltare il messaggio se usi TTS? Work smart, not hard. C'è anche ragione, a meno che non te lo censuro però. Come si salutano le galline? Se beccamo domani. No, c'è un buchino. Speravo di non sentir. Ok, no, dobbiamo andiamo dritto, andiamo dritto. Ma dov'è qua? Dove cazzo siamo usciti? Vabbè. Madonna, che bella questa parte. Qua ho paura che piangiamo. Ovviamente la voce minchiona la disattivo nei momenti seri, ok? Io ve lo dico. Quindi già a 5 minuti parlo in miniatura. Comunque è normale trovare spiriti, sai com'è? E Kina è un gioco su... Beh, spiriti, chi l'avrebbe mai detto? Scusa, davvero devo fangirlare, bra bra, fangirlate, raga, fangirlate. Fate anche voi delle teorie, secondo voi cosa è successo? Perché sta ragazza aveva trovato un modo per risolvere... Anzi no, un attimo solo, prima di andare avanti, teorizziamo. Perché da come ho capito, con questa tecnologia, no? Con questo rimedio della bomba, della palla bomba, diciamo che questa ragazza, Dira, se ho capito bene, aveva trovato un modo per aiutare il villaggio. Ma è successo qualcosa. Qui stiamo vedendo tutto il fuoco. Ho la sensazione che queste palle di fuoco abbiano fatto bruciare tutto, in un certo senso. Non lo so. Ho ancora poche informazioni, ma la voglio buttare in questo modo. Quali sono le bibite preferite? Ma perché? Perché non c'entra un cazzo con Kena? Ah, leggiamolo. Preferite di elettrici? Acqua corrente. Acqua corrente e birra alla spina. Mannaggia il buchino, mannaggia. Ah! Qual è il colmo per la fabbrica? Cioè, due in uno addirittura. Andare a rotoli. Ah! Che poi a me fanno male la testa queste cose. Ah, io non parlo che ci ho fatto il 100%. E lo devo platinare pure io. Mi piace troppo questo gioco. Hello, bad boy. How are you? I am fine. Do you know Kena, Bridge of Spirits? How are you? I have to speak now with a small voice now for 5 minutes. I am sorry. Sadly, no. Ah, I come si dice consigliare, raga? Ma gli dite che io lo consiglio. Wait a moment, map. Secondo me è uno spirito che gli brucia lo stomaco. Ecco appunto, il Gaviscon salva la situazione. Il Gaviscon, Gaviscon. Ok, raga, voce piccola, togliamola di mezzo. 5 minuti. Ma ce l'avevo. Raga, mica avevo la voce da karaoke. Consider. Thanks, Frank. I consider you this video game because it's very, very, very beautiful. But if I speak only English, I am risking another reward and that's not correctly.
Vabbè, comunque, prendiamo un po' di mazzate, picchiamo tutti, facciamo il culo alla gente. Cornuti, guarda sto cornuto, ti picchio. Boom, bitch. Non mi fai niente. Bestia, sono pro player. PS5 anche perché su Xbox non c'è capo. Io l'ho presa su Amazon, Deluxe Edition, PS5, regà, 35 euro, in sconto, me lo consiglio, se riuscite a prenderlo così a 35 euro, tanta roba. Seguiamo la scia! Mica, se faccio la voce acuta con la voce acuta, che succede? Acuto più acuto, acuto.org? Wahoo! Ma è bello sto platforming. Comunque un po' di platforming ce l'ha, ma questo è platforming, non quello di Dark Souls. Dark Souls non può essere platforming, che merda. Ah, l'Elden Ring, il famosissimo Elden Ring. C'è solo per PS5 e PC. Ah, è vero che hanno fatto anche per PC, mi pare. Si vociferava una versione Xbox, ma sono rimaste solo voci. Gne gne gne. In questo caso, I invite you to give it a try. Beh, vabbè, tu sei troppo mastodontico. Sono Team Sony, se non si è capito. Vabbè, ci sta, cioè, puoi preferire quello che vuoi. Io invece sono proprio team giocare. Fatemi giocare come un cane, voglio giocare. Fatemi giocare. Non mi interessa, ho la Switch, cioè ho la roba Nintendo, ho il PC, ho la PlayStation, praticamente la Trinità, la Santa Trinità. Ok, abbiamo una maschera qui, quindi dobbiamo sicuramente recuperare delle tre reliquie anche qui. Advis non considero, controllato, considera. Ah, oh, vabbè, va bene comunque. Spend italiano, sì, abbonda la caca. I don't remember which years was from this video game, honestly. Maybe from 2019? Raga, 2019 era? Io ho tutto tranne PC, oppure Xbox Serie. Ah, davvero? Wow. Vabbè, ci sta però comunque. No. No, non è 2022, no, è... Non è uscito l'anno scorso. Mi ricordo agli inizi della PS5 uscì. Quando uscì la PS5. Ah, su Steam sì, l'hanno aggiunto l'anno scorso. Però su PS5, che era per PS5 solo al momento, è uscito proprio agli inizi per la console. Have you played Shadow of Clone? I have played, I give it a try. But honestly, I played the remake for PS4 and make me a bit annoyed. I'm sorry. I know it's a great game, but make me very, very annoying, boring. No, sorry, but I will play it for full. For full. Vabbè, raga, faccio cacare con l'inglese. Ok, usa la maschera. Qua devo essere serio. Eccola lì. Adira. Un martello. Ah, è il bonk. Madonna che paesaggio. Posso sentire la sua presenza ovunque. Questi campi sono segnati da ricordi di distruzione. Cosa può essere successo qui? Dobbiamo trovare tre reliquie per aiutare Adira. Lo sapevo che il gioco fa tutto così. C'è qualcosa sepolto sotto il veleno laggiù. Potrebbe essere un buon punto per iniziare a cercare. Ok, let's go. Andiamo. Le fiamme si sono spente tutte. Ok, torno con la mia voce da minchia. Ho avviato The Last of Us parte 2 e sai che nonostante sono su PS5 decolla come un Boeing 74. In che senso? Fa schifo? Io ce l'ho per PS4, lo devo giocare, ma comunque lo metterò su PS5. Non so se c'ha, diciamo, il retro gaming qua, cioè nel senso che te lo aggiorna in automatico la versione PS5, lo spero. Ok, mi prendo a mangiare di nuovo. Buon appetito, tesoro mio. Fun fact, nella cutscene hai visto qualcosa per cui ci fu una polemica perché ma base le... immaginavo. Oh, che bella sta colonna sonora, raga. No, rimango ancora un po' con la vocina. L'amo tantissimo sta musica. Comunque immaginavo, sai, avevo questa sensazione che fossero una coppia. O a meno che erano quasi una coppia. Poi vabbè, bisogna un po'. Però in questo caso, che cazzo c'hai da polemizzare? Non è una forzatura. Ma che palle. Quando non sono forzatura, non devo rompere i coglioni. Sulle forzature bisogna rompere le palle. Perché stonano. E stonare
una storia perché devi inserire obbligatoriamente una cosa, non va mai bene. E ottieni sempre l'effetto opposto, io lo dico sempre. Ok, qua ci sono i goblin. E io ti lancio una bomba. Bestia. Buchino. Volevi? No, quasi. No. Smettila di muoverti. Pezzo di culo. La 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 al centro. Madonna, one shot. Quasi one shot. Wahoo! Che cazzo è quello? Ma che è Kog'Maw di League of Legends? Scappa Dario! In faccia! Madonna! Wahoo! Non ne ho preso neanche uno per sbaglio. Aia! Non mi toccare. Animale. No. Che cazzo? L'ho evitata così a sbaglio. Volevo fare un'altra cosa in realtà. Vabbè. Nemico lento e non sono riuscito a prenderlo con l'arco. Va benissimo tanto perché. Pucchino. Wahoo! Ah, l'ho preso stavolta. Wow. Lo scudo non lo userò mai, vero? Vabbè. Ok, perfetto. Ma è tipo come Zelda che liberiamo le basi? Allora, mi serve, penso, una di quelle piante per togliere tutto quella roba. Quindi dobbiamo capire un po' cosa dobbiamo fare qua. Avete scritto un po' troppo. Mi sembra di no, che palle. Sembra che sia pista. Minchia, l'ho preso in culo allora. Vabbè, vorrà dire che parte 3 lo giocherò solo. Ah, ok, ma basta però. Vorrà dire che parte 3 di The Last of Us lo giocherò per PS5 quando già sarà uscita la PS6. Faccio così, a scaling proprio. Aha, ecco qui. Questo è un mini boss? Sì, è un mini boss. No! Che cazzo è? Un mini Kog'Maw di nuovo. Ma non è che mi sta facendo spawnare? Aia! Pucchini! Oh, questo c'ha l'ascia! Ah, e non gli ho armato di ascia! Guardalo! No, veramente non gli ho armato d'ascia, eh. No, giucco. No. E quindi? Sponcata! Wahoo! Aia! Ma non mi picchiare, però. Ah, ma ah, non c'ha le gemmine. Tipo. Raga, mi sto perdendo un po' di messaggi, mi sa. Però stiamo facendo il boss e non posso. Cazzo! Che cazzo è? Oh! Ma che fai? Oh! Ah! No, non siamo su Worms! Dai, smettila! Porca troia! Dario no. Ok, curati. Mo vale la pena curarsi. Guarda sto. No, ma questo. Ma smetti! Dove sei? Stronzo! Oh! Pure? Boh, minchia, come me l'ha doggiata! Ma veramente è Kog'Maw sta roba? Ma che è? Dov'è? Si è nascosto? Io c'ho anche una piccola abilità nell'evitare le mosse a cazzo. Dove cazzo sei? Oh! Vai! Dai! Ah, fa un culo! No! Mi sfascio! Dai, perché non si riesco? Eccolo qua, perfetto. Allora, come si faceva? Non mi. Ah, dobbiamo trovare la palla d'acqua, io perché dobbiamo ogni. Capite? Oppure. No, ma non penso, sarebbe troppo piscita sta cosa. Però non è. Nah, vabbè. Mi sono preso un altro gelato ring. A me è saltato un tasto della tastiera. Wayu. Non c'è patriarcato. Ho iniziato Shadowhunters. La premessa del libro la studiando. Perché? Perché ti fa soffrire per quello?
Cioè ti fanno capire che ti fanno soffrire. Ma la ventola va così veloce. Ah, per la ventola esplode proprio. Vola. In quel senso. E minchia, se la ventola vola è un casino, però. Ah, ma porca troia, non volevo farlo veramente. Che cazzo? Ma che? Che c'è? Che? Che vuole? O forse c'è qualcosa? Fermina. Oh, come si esce? Ah, mamma mia, ma sono cretino però, scusate. Oh signore, qua muore. Cade e muore qua. No, invece no, blef, scherzavo. Delirio, ho bisogno del Perry. I am the Perry. Minchia, veramente ho preso i schiaffi. ragazzi, un po' un clown. Perché io preferisco la violenza alla difesa. La violenza è risposta a tutto. Dovresti saperlo. Perché dicono cose che si so perché ho visto la serie, ma non darmene una. Ah, minchia, come se fosse uno spoiler, tipo. Giusto. Tipo spoiler. Ah, eccolo qua. Usa rot. Vamos. Vamos. Ma vado a te. Ecco qui. Ma che cazzoni, però, scusami. A me danno fastidio quando nelle premesse ti dicono delle cose del genere. In questo caso lo capisco, cioè. Catroia. Ok. Ok, è lì che dobbiamo andare. Qualcosa mi dice che è lì che dobbiamo andare. Ok, facciamo diventare che sto coso. Che non ho capito ancora che animale sia. Però va bene. Sì, ho sbagliato, però va benissimo. Va benissimo. Mannaggia il Ferrero Rocher. Potrebbe essere che devo fare. Ok, qua c'è qualcosa, voglio. Ah, Cece Point, come si dice dalle mie parti. Ok, quindi faccio esplodere un Maron. Faccio esplodere questo. Ho il tempo di fare qua. Vai. Scassa tutto coso. Vai. Ah, la. Delle vu. No, via. Ah, no. Bestia. No, no, ho capito. No, levati dai sassi. Madonna mia, qua piove in sassi, piove. Ho sbagliato. Allora, bomba. Sensuale. Un movimento sensuale. Sexy. Allora, quindi mo. Ah, meno male che c'è la cosa lenta. Ok. Perfetto, l'amore di Adira. Elimina la produzione dei campi. Perfetto. Il premesso esatto è più e pari. Più vado polpetto. Oh, minchia, abbiamo polpetta, polpettoni proprio. Mastodontici. Comunque, sì, a sto punto, qua. Cioè, evitiamo. Non dovremmo essere senza un cazzo. Ah, la maschera che mi devo indossare. Simbolo. Oh. Quante cose mi dice sta maschera? Ma è la maschera di Adira che ho indossato? Giusto? Hai saltato il mio racconto? Quando? Dove? Perché? Dove? Non saltare il tuo racconto? Eh? Non ho capito. No, dico. No, è che Kilo ha detto che ho saltato il suo racconto. Ma non vedo niente, per quello dico. Allora. Questi simboli non ho capito. Però uno è così. Che cazzo devo fare? Là c'è un altro. Quindi forse sono le reliquie. Probabile. Quindi mo. Qua c'è qualcosa. Ah, ma che deficiente! Credo. Ah! Nie! Un po' di. Vaffanculo, si abbassa. Raga, un po' di. Un po' di olimpiadi qua.
Ci Simpson. Dai. Ma deve caricare. Ce l'ho fatta? Ah, tutto sto bordello per lui. Cioè, che in realtà mi va bene, però dire quando non... quando non parli sente se... tipo... No, ma arrivo. Non capito perché. Ok. No, perché Bea sta parlando al telefono, mi sa. Non so se ha telefono o boh, quant'altro. C'è ragione. Comunque fa infatti. La prima run l'ho fatta difficoltà difficile. Difficoltà difficile. Difficile difficoltà. Se non di più. Se mi ricordo bene, il boss di Taro mi ha messo una difficoltà tale. Non ho abbassato nulla. È una questione di principio. Io non mi ricordo se che difficoltà ho messo. Aspetta, ma per curiosità, non troppo eccessiva, diciamo. Spirito guida che dovrebbe essere... Spirito guida. È prima di quello esperto, ecco. Non è al massimo. Però siamo lì. No, comunque questo non l'avevi detto prima. Cioè, non l'ho proprio visto. Mi credi? Io devo andare a riposare che domani mattina si lavora. Oh, vado. Oh, ma di fila. Mi dispiace, Frank. Niente, io ti ringrazio per essere passato, per aver partecipato anche alla chat. Per i beat pure, tantissimo. Quello è tantissimo. Non me l'aspettavo. E niente, buon lavoro anche per domani. Riposati bene. Alla prossima, nel caso, ecco. Grazie ancora, Frank. Ho finito il gelato e voglio un altro. Ingordo. Quando lacrimo noi malatacci non si capiscevano nulla. Spirito guida normale. Non dire normale, perché c'è modalità storia che è facile, poi c'è quello normale, quello difficile, quello super difficile, esperto. Dai, non è normale spirito guida. Uffa. Come faccio di... Madonna, mo? Come si scende? Non vanificare i miei sforzi, per favore. Ti prego, fammi sentire bravo in qualcosa ogni tanto. Allora, sto dicendo a te che tu praticamente mi fai sentire... mi fai i bucchini, i complimenti pure tu. Perché l'ho fatto qua se c'era la possibilità di farlo... No. No, qui... Porca tro... Non avete visto niente. Ma se faccio così... Ho paura, ho avuto paura, lo ammetto. Vabbè, comunque. Mi conviene portare questo, secondo voi? Era per farlo capire. Non ti preoccupare, sto scherzando, Samu. Samu! Samu! Sto scherzando, lo sai che io scherzo? Uffa. Io sono molto ironico, non logorroico. Scusate un attimo, ma è giusto che lo porto qua? Chi è quello? Ah, oh, un pochino. Oh, di qua! Shemeware! No, niente, vabbè, come ho detto. Sorma, che mi dici? Questa roccia sembra quasi far parte di una distruzione più ampia. Questo è il nostro bue. Ci ha aiutato a dare forma alla terra. Dobbiamo aiutarlo, il bue. Non so come possa funzionare dopo tutto questo tempo, ma non possiamo lasciarlo così. Prova a eliminare le altre aree di corruzione dei campi. Penso sia... No, ma fanculo. Il bue, ma forse è il macchinario. Ma tu sei bravo in tante cose. Rispetto il vostro punto di vista e vi voglio bene per questo. Ecco. Ah, vabbè, in realtà, cioè, sì. Sì, interagisci. Prendiamoci le gemmine, raga. Compriamo altri vestitini per i rotto. Che male non fanno. Solo io il super difficile lo chiamo difficoltà incubo. Beh, in teoria sì, è sempre un incubo giocare in quelle mo... Vabbè, lascia stava. Lo corroico, perdonami, ma me lo prendo io come appellativo. Vabbè, non ho mica un difetto. Anzi. Il fatto che... Ma mo pure voi siete sensibili alle brevi altezze, chi vestra morta. Ragazzi, sono riuscito, andiamo a Berlino, ma... Ce l'hai fatta? No, meno male, sono contento. Quindi qual è il compenso di oggi? Del lavoro che hai fatto, che hai svolto oggi? Ti pagano, vero? Ti pagano per queste cose? Vero che ti pagano? Vero, vero? No, ma ti hanno pagato fino a mo'? Questo ancora non lo sappiamo. Non ce l'hai detto.
Anche perché se no, quella è una delle parti più importanti di un lavoro, sai? So, non viene considerato lavoro, ecco. Ma hobby, in un certo senso. Dove devo farlo? 5 decimi di centesimo. Quanto equivale? A un cazzo, praticamente? Cioè, non nel senso della parola letterale, nel senso a niente. Quello intendo, sia chiaro. Ok, tutto questo bordello io ho tolto solo un pisello. Cosa? Io non ho detto nulla, eh. Ma secondo voi intende quelle parti lì o queste parti qui? Cioè, nel senso, punti più lontani o punti più veloci? Cioè, più veloci, più vicini. Oddio, dipende, penso che tu sia uno dei pochi che non me lo fa pesare come difetto. Purtroppo sì, lo so, c'è gente che è proprio cattiva in un certo senso verso chi magari appunto ha questa cosa di essere logorroico. E ne ho conosciuti alcuni, che proprio mi hanno dato fastidio. Mi hanno veramente dato fastidio certe cose. Che quello dico, sì, ho capito, però. Cioè, così. Come tu dici tanto di essere ADHD e di avere delle cose che nessuno ti deve far pesare, tu lo stesso devi farlo con chi appunto non ti dà questo problema, ecco, cioè, nel senso, capitemi. Vabbè, detto ciò, comunque, abbiamo tolto un po' di magugna, però. Che cos'è la magugna? No, non arriva lontano. Più vicino vado, meglio è, però. No, non arriva lontano. No, non arriva lontano. Beh, bella Dario. Ma la vera domanda è dove cazzo devo andare? Erne, dopo magnavi. Serne, dopo magnavi. L'ho visto, stavi qua. Ma che su quell'albero c'è qualcosa? Sull'albero, parte dell'albero. Dice qualcosa. Vabbè, quella è la prima reliquia. Ok, là c'è un altro cazzillo. Un altro cazzillo. Ah, minchia, è lontanissimo quello. Quindi qua possiamo far nascere un altro fiumicino. Qualcosa. Ho sbagliato. Ma perché? Ma io sbaglio. Io sbaglio tasti. Vi giuro. Ecco. Oh, spara. Ah, stavo caricando. Mucca non. Dai! Perché così lontano? Uffa. Ho sbagliato. Va bene, mamma. Raga, devo un attimo capire che devo fare qua, perché sennò le cose non stanno bene con la testa. Ma quindi? Vabbè, niente. Vale tipo una lira, ma forse di meno. Ah, niente, poco di meno. Che schifo. Hai una bellissima parlantina ed è bello sempre sentirti parlare. Concordo. È il suo punto forte, Samu. Niente. Anche perché dice sempre cose interessanti, non dice cose a cazzo. Mica dobbiamo trovare qualcosa qua, perché sennò si trova male, 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 male proprio. Allora, qua abbiamo dei sassi, ma abbiamo altri sassi, tu che vuoi? Le radici della torre sono cresciute senza controllo, un distruttore fondamentale della struttura che un tempo sorgeva qui. Forse puoi usare le macerie per raggiungere la base della torre. È proprio un videogioco. Parlano proprio in un videogioco, aiuto. Incredibile, lo sanno di essere in un videogioco. E mo? Buchino. Napoli. Mannaggia Napoli. Come. Cosa sta succedendo? Ce la farà il nostro caro Dario a fare qualcosa in questo gioco oggi? Niente.
Ma io vado qua, che cazzo me ne frega. Ma prima di tutto, è qui che dobbiamo andare, signori? Dove ci faccetta sto andando? Non lo so, non ho idea. Sono 600 euro, però ho ricevuto 300 perché a gennaio ho lavorato solo 2 settimane. Ah, vabbè, tu hai iniziato comunque, vabbè, hai iniziato poco fa. Quest'anno hai iniziato alla fine. Madonna, Angel, ma che due coglioni, ma... Scusate, ma sto gatto ogni volta sta sembra graffia la porta. Ed è tempo anche di caricare il telefono, perché se no sono Cassius Amarius, come direbbe il saggio... messere. Dicevamo comunque che poi nuovamente la mia logorecità deriva proprio dal fatto che sin da bambino sono stato abituato a stare zitto. Ma gli ho che dubiti che esista proprio perché a nessuno interessavano i miei discorsi, e quando trovo il disgraziato che invece si interessa per lo scherzo. C'è sempre un motivo per il quale siamo fatti in un certo modo, secondo me, cioè, a prescindere da tutto. Se una persona è logorroica c'ha dei motivi e probabilmente dei traumi. Ma questo è uno dei tanti esempi. Questo è un luogo sacro, costituito da un popolo antico per seguire il passaggio delle stagioni. È bellissimo al tramonto. A dire io abbiamo trascorso molti pomeriggi per posare all'ombra di queste rovine. È molto, una cosa molto, molto, molto... Ah, ma forse è qua che dobbiamo affrontarla. Però mi sa che non... No, no. Non è qua che devo andare, voglio... Vabbè. Sì, un centesimo che vale 19 lire, quindi sarà 9... Madonna, che schifo. Lulu. Ah, pensavo che mi stessi annusando il piede. Mi stavo preoccupando, Lulu. Non si può mai sapere. È solo morta. Va bene. Difatti, in questo fare contenuti audio-video aiuta tanto perché mi posso sfogare, ecco. Nye. Dai, sono contento, però. È buona, è una cosa positiva questa. Soprattutto se c'è gente che ti vuole ascoltare. Ma forse devo togliere questo, ma minchia se... Ma no. Ma si sono rifatti? O perché sono morto? Madonna. Certe volte io mi blocco come un cretino. Carla, cosa devi dire? Cosa devi dire? Che siamo letteralmente... giornata al telefono e lo riempio di chiacchiere se hai bisogno di qualcuno che ti ascolta, e lo faccio volentieri. Yeah. Sei impatato pure tu, Yuri. Anche semplicemente rendersi disponibili per qualsiasi cosa. È una cosa carina. Molto... No! Ma dura un cazzo! Basta! Uffa. Che magari ho saltato qualcosa prima, non me ne sono accorto. Però sono tornato in vita, sti cosi. Sti obrobri. Poi se faccio la shortcut, giustamente, schiattano sti cosi. Ma vedi te. Mannaggia le melanzane, mannaggia. Ho voglia di melanzane imbottite, mo. Imbottite. Buone imbottite, cibo, cibo, non pensare al cibo. Gne. Mamma mia. Eh sì, devo fare qualcosa qua. Ma mica sono ricresciuti. Non stanno ricrescendo, vero? Che non sto capendo un cazzo. Ma qua c'è una shortcut. E su scemo. Beatrice. Che stai mangiando? Ho trovato qualcosa. Non dovevi trovarlo veramente. Era un'esca quello. No, però non mi sembra che stia ricrescendo tutto. Domani. Domani lo so, domani lo so. Eh sì, traumi sì parecchi. Vabbè. Siamo tutti pieni di traumi. Purtroppo. Siete importanti per me, ve lo dimostro così. No, vabbè, ma questa è una delle tante forme di affetto e importanza che uno può dimostrare in un certo senso, capisci? Ma qua c'è un gattino. Lascia stare quel gattino. Oddio mio. Lascia stare quel gattino. Lo so che è molto carino, lo sa anche lei che è molto, di essere molto carino. È stanca. Ma che cazzo, sei bloccato? Vaffanculo.
Però che non usa? Il mio non usare, stupido gatto. Vabbè, vediamo l'ultima parte. Se no, non ho idea. Anche se in un modo molto differente dal mio, capisco perfettamente cosa provi. Anche perché se si parla di teatro non la smetto più. Vabbè, ma ci sta. Ma quello in generale, se... Minchia, è bello parlare di qualcosa con qualcuno, di qualcosa che ti prende tanto. Non finisci più di parlare. Cioè, io se vi devo parlare delle mie passioni in generale, poi non ci metto più. Dove vai? Dove vai? Perché si è rotto? No, ora scusatemi. Le altre aree, però. Lo so, la fai arrabbiare. Cos'è là? Però la lasci, sta. Se fa sti rumori è perché non vuole essere rotta il cazzo. Tu al gatto non gli devi cagare il cazzo, hai capito? Mannaia. Le altre aree. Quante aree ci sono? Quante aree ci sono qua? Ara ara, Eren Yeager. Successo, aiuto. Ma proviamo ad andare pure per le altre reliquie. Secondo me, cercandone altre, riusciamo a trovare altre aree corrute. Sono papaveri? No, sono belli però. Sì, mi è partito di brutto, raga. Ogni tanto quell'1% di romano che c'ho in me esce fuori. In realtà non è vero, non so se sono qualche percentuale di romanosità nel corpo, però boh, è giusto per fare un po' di... come si dice? Aspetta, com'è quel termine lì? Quando ti fotti la cultura della gente, quando dicono che ti rubi la cultura della gente, diciamo. Boh, non mi ricordo. Vabbè, quello, avete capito. Allora, allota. Mannaggia Edgeworld. Sì, Dario, però il posto peggiore per mettere una maschera. Se solo sapessi giocare. Ma io non ci ho mai pensato. Ma veramente? Posso vedere i passi dei cazzilli? Con le maschere? Sono spariti. O erano al contrario? Ah, ma quello è solo... No, forse sono quelli che devo... Questi con le statue. Forse devo risorgere, diciamo. Far risorgere, risanare. Ah. Era solo... Ah, ok, bravissima. Era quella la parola che mi veniva in mente. Appropriation culture. Culture appropriation. Come cazzo dico in inglese? Manco mi ricordo più. Ladro culturale. Sì, è anche quello si dice. Proprio quello si dice. Cosa c'è qua? Ok, se c'è quel simbolo vuol dire che... sì. Sì. Siamo in un posto giusto. Madonna, che bello, Wayu. Ho sbagliato. Volevo... Mamma mia, non sapevo giocare. Là c'è un forziere maledetto. Maledetti forzieri. Candele. Tombe. Cioè tombe, non so proprio tombe. Sono case per gli spiriti. Come fa? Un po' di acqua? È proprio qui. È proprio qui che si deve fare qualcosa. Voglio. Ci sono cazzi. Ma cos'è che si dovrà fare? Il gioco dice fottiti, scoprilo da solo. E ci sta, no? No, che ci giochi a fare. Cos'è? Ah, vabbè, sì, un po' di karma non fa mai male. Questo lo faccio da solo io. Che... se non so cazzi. Questo è mio. Questo è mio, tanto mio. Abbiamo la posta spirituale del cuore. C'è posta spirituale per te. Bellissimo. Con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo Show. E che cazzo. E ci ritroviamo sempre lì. Voglio. Cosa cazzo devo fare? Dario, pensaci bene. Come lo togli uno schifo qui da qua? Scendendo giù, no? Mi sembra ovvio. Perché sto scendendo così tanto giù? Perché sono un pezzo di merda, ecco perché.
Va bene, mamma, va bene. Stai mettendo a dura prova la mia pazienza. Ma io so essere molto paziente. Gioco, quindi tu con me non fotti. Non hai capito proprio. Non hai capito contro chi te la stai avendo. Non hai capito un cazzo, gioco. Non ti preoccupare, io resisto. Non sono così debole. Resisto, non mi sto agitando. Non mi sto agitando. Credo che a questo punto dovrà sbocciare il bocciolo, purificare probabilmente nell'area dei purificatori. Che la dice. Sì, vabbè, è praticamente quello che ha detto anche la tipina. Che dobbiamo andare in qualche altra area. Maledizione a fare qualcosa. Solo che, tipo qua per esempio, non ho ancora capito che cazzo devo fare. Boh, lancio una bomba e me la mangio. No, sto facendo un cazzo. Lancio. Non succede niente, perfetto. Mi piace così. Allora, il gioco sta diventando un po' complicato per il cervellino di Dario. Perché Dario non sa fare uno più uno. Palesemente, palesemente. Molto bene, molto bene. Ah! Cos'è, dai? Cos'è? Scusate, non volevo farlo veramente. È lì che devo fare qualcosa, è lì. Oh, vi giuro, non ho una mezza idea. Dario. Cosa cazzo fai? Su. Forza, forza. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Gira, 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 gira. Bisogna esplorare. Esplorare per capire. Perché se non capisci, non esplori. Se non esplori, non capisci. Porca puttana, Troia. Ma forse devo scendere giù? No, non devo scendere giù perché il gioco non vuole che scendi giù. Anche se stai fluttuando sopra il nulla, insieme anche ai tuoi cazzilli lì, non vuole che comunque vai giù. Però stai scivolando, piano piano stai scivolando. Non so come, ma stai scivolando. C'è la grafica, la gravità. Derrio sbadigli e subito dopo sbadigli. Ecco appunto, adesso che mi hai detto che devo sbadigliare, ho sbadigliato. Che poi se vedi una persona che sbadiglia, ti viene la tua volta. Che è successo? Ho sentito un suono strano. O era solo la musica? No, non è quella la musica. Beh, sei inopportuno. Ah! Ecco qui. Cosa abbiamo trovato? Un cazzo. Cioè, in realtà sì, qualcosa. Un cappello! Cos'è? È un frutto. Puzzolente. No! Frutto puzzolente, amore. No, è mo. Vabbè, abbiamo trovato un cappello. Poi mi hanno trovato un cappello. Ma qua sono andato? No, vedi già, il fatto che non sono andato qua è molto greve. No, qua sta molto di presa per il culo. Vedi, c'è una cascata, c'è una sorgente, quindi faremo il giro e niente. Per un attimo pensavo fosse uno spirito a canticchiare. Siamo lì, Bea funge da spirito. La porta funziona finché non si sistemano la piastra. Dobbiamo trovare i miei attrezzi, probabilmente sono alla fucina. Che cazzo è la fucina? Una specie di cucina pezzotta. No, dovevo fare la combo, invece no. Ti ha detto vaffanculo, Danio. La. Ah! Migoglioni. Come ho fatto a cadere? C'è il doppio salto sto gioco. No! Non ci credo, aiuto. Botta. Che botta! Mamma mia! Scusate, Bea mi ha grinciato. Ti ho grinciato! Madonna, che dolore! Oh, Maurizio! L'ho fatto. Ok. Ah, tutto questo per questo. Cioè, nel senso per. Che cazzo è? Cos'è? Ah, gli attrezzi? Sismico, nuovo cristallo. Che cazzo è un cristallo? Ah, quello per il famiglietto più forte. Non voglio prendere danni da caduta, quindi faccio questo per sicurezza. Saora, ma che ma fa?
Ma Costanzo Merluzzo? Perché non entrambi? Perché Costanzo si chiama Maurizio Costanzo? Ah, è vero, si chiama Maurizio Costanzo. Porco schifo. Elimina la corruzione alla torre di avvistamento. Elimina Rufus. È il granaio di Rufus. È l'antico pozzo. L'antico pozzo l'ho visto. Il granaio mi sembra di averlo capito. Qual è? Mi sembra di averlo capito. In che lingua, Dario? In che lingua? No, esattamente in che lingua sto parlando. I misteri della fede. Annunciamo la tua morte, signore. Però forse un po' di fame mi sta venendo adesso. Ti devo... No! 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 Vabbè. Che poi potevo fare una cosa figa, salvarmi comunque se avessi avuto un po' di... Nye, tipo così. Mo ti banno tutto. Comunque l'ho letto. Tipo come... No, lascia sta... Mo non ti leggo. Mo non ti leggo. Fanculo. Vaffanculo pure tu, sasso. Questo sasso in particolare. Ma secondo voi posso salire su quel sasso? Minchia, se posso salirci. Mamma mia, che pro player. Che pro player. Su sassolini piccoli vado. Cos'è sto culo? Medita. Una postazione di meditazione. E meditiamo. Gioca anche meditazione. Comunque sì, ho letto la fucina. Che la, dove i fabbo fu già le cose. Ma aumenta la... l'HP, sta roba. Sì. Comunque quella di Beano non è una buona malattia. Beano, cosa hai mangiato? Panino con la mozzarella. Buono. Per me c'è. Ah, tutto qui? Finisce qui la cosa? La situa? Cioè, regà, vai Pikachu! Ecco, appunto. Va bene, va bene. Dario, ce la puoi fare. Ce la puoi... Ecco qua. Vaffanculo. No! Perché hai fatto quella cosa? Perché sbaglio i tasti? Ma che problema è mio? Che cazzo è là? La fucina. Non mi leggi, allora mi senti strunz 9? Allora, nove, come ti permetti? 9? No, il meme del meme. Non nove, fa più ridere! Nove, non fa più ridere! È fuori 69, moda! 9? 91.774.982? Blu. Questa è colpa tua. E so che stai godendo adesso. Comunque sei stato furbo, lo ammetto. Peccato che adesso devi aspettare tipo 10 minuti per fare la prossima comunicazione. Ah, Dario vinci. Secondo voi la comunicazione, la meditazione l'ho fatta, mo? L'ho sbloccata? Sì, eh. Vabbè, comunque. Parlando di cose serie, why you? Ma la posso prendere al volo? Figo sta cosa. Perché ti nascondi tu? Dimmi perché ti nascondi. Sono un pezzo di merda. Esplomozioni. Only e Benji. Campionissimi. Era così la sigla. Mi pare. Mamma, sto facendo schifo. Qual era il succo, scusami? L'ho visto adesso. Ma che testa di minchia. No. Ok. L'ho visto adesso. L'ambientazione, Daria. Avremo cannon. Scusate. Teoricamente hai anche fatto la comunicazione. Cioè hai comunicato che per il prossimo comunicazione dovremmo attendere 10. Ma la mia è una bella comunicazione però. E non fa freddure in certo senso, ecco. Non so che cazzo vuol dire. Però sì, sto degenerando stasera. Mi stai dicendo qua ci vuole la bomba. Ho fatto tutto tranne che la bomba. Volo. No dai.
Bella la fossa del cuore, però tesoro mio. Ma io voglio andare avanti. Mannaggia il patriarcato. Facim. Ma che sto combinando? Aiuto. Niente. Ma non ne puoi sparare più di una e creare un campo minato? No, solo una alla volta si fa. E ti piacesse, eh? Ti piace vincere facile? Ponci, ponci, po, po, po. Vabbè, torniamo indietro. E no, stasera mi sa che è proprio un culo che salviamo a tira. In culo? Vabbè, ci ho provato. L'importante è provarci. Ma aspetta, io ho un cristallo. Se c'è un cristallo, posso potenziarmi in qualche modo. Ora un. I danni delle bombe sono moderatamente aumentati. No, no, però lo scudo mi piace. Che se mi separo, almeno c'ho subito lo scudo. Quindi easy peasy proprio. Ma cosa succede se spari alla bomba con gli esserini sopra? Che deve succedere? Niente, esplode. Niente. Sono immuni. Samuele. Sono immuni, semplicemente sono immuni. Non li distruggi sti cosi, non puoi farci nulla. Se ti voglio uccidere, non puoi salvarti, sei morto. Loro decidono tutto. Loro esistevano prima che l'esistenza esistesse e comandavano ciò che c'era prima dell'universo. Quindi il pozzo del chi è morto è qua. C'è qualcosa lì. Fermi tutti. C'è qualcosina. C'è qualcosina. L'ho visto. Non fare lo stronzo. Dov'era? Non mi dica che è quello lì. Saliamo di qua. Aspettate, aspettate, aspettate. Hey mambo, mambo italiano. E cucucu. Ma che palle quando mi appaiono le icone e poi spariscono. Ma non penso mi devo fare tutto il giro, aiuto. Ma veramente? Anche perché come faccio ad arrivarci con. Mannaggia Berlusconi. E mo? Questo? Mi ha fatto. Non è che forse c'è qualcosa? No, solo cazzi qua, vabbè. Perfetto, perfetto. No, va benissimo così, ma c'è. C'è un minchio. No! Perché? Che cazzo era? Oh! Ma siete scemi! Sono scemi, oh! No, volevo l'effetto in cui volavano via. Peccato, effettivamente. La bomba non mi fa nulla, ma vediamo il mio pugno. Non ci fai niente col pugno. Ti schiattano la testa a te. Devi capirlo. E se non lo vuoi capire, lo devi capire. E basta. Pietro, bellissimo mio, come stai? Forziera. Com'è andata la giornata, tra l'altro? No, raga, io mi astemio. Io mi astemio. Cazzo, ah, è vento? Aspetta un momento. Ultima giornata libera, quindi assolutamente niente. Come ultima giornata libera? Ma per l'esame, dici? Minchia, avevo paura che morisse. Ormai ho i traumi. Sì, cercherò di non guardare le cose. Gna, 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 che cazzo è? È un cristallo? Grido di battaglia si chiama. Alla fine ho fatto quello che non volevo fare. Da posto. Ciao! E domattina si comincia la tesi? Ai ai ai, come ti senti, carico? Io mi devo mangiare qualcosa, mi sa. So muoio. Ma è per il penultimo esame o sbaglio?
Correggimi se sbaglio, perché lo sai come sono messo con le cose dell'università io. Oh, ma quanta roba c'è qua? I danari, datemeli tutti i danari. No, non sa saltare lei. Perché è là? Ma mi sta rincoglionendo il gioco. Che già di mio sono. Comunque, dicevamo, sinceramente sì, non vedevo l'ora di iniziare, perché vuol dire solo una cosa, che ho quasi finito. Gnè. Dai, non vedo l'ora. Ti mando tanto di quello scuro. Devi finire il prima possibile. Devi scappare da lì. Devi scappare. Bentornato, Goku. Cosa hai fatto di bello? I danari, le pecugne. Ah, raga, non so che cazzo devo fare. Ah, forse era questo il posto. Eh sì, mi sa che questo è un posto lì. Eh sì, quello, vedi? Quello, è quella la cosa. Forse no. Ma io soffro. Ah! E vabbè, a questo punto. Bye bye! Sai fare il messaggio vuoto? Ma questo è un talento eccezionale. Assurdo. Samuele, ci lasci, fai bene, perché non sto facendo letteralmente un cazzo in sto gioco stasera. Mi sono bloccato. Quindi fai bene, scappa via, più che puoi. E ti ringrazio per la compagnia, tesoro. Se ci sei mercoledì sera, giochiamo qualcosina insieme, va bene? Con la Strosaurus Day. Ah. Niente, io sto facendo quello che dovrei fare offline. Mannaia la puttana. Vabbè, da posto. Ho visto i cuoricini, no, forse erano petali. Proprio idea, vi giuro. Piango. Eppure non mi sembra così difficile come gioco. Non mi fa andare. Cioè, non mi fa. Ah, forse. Ma volessi sapere che acustica da Duff. Bella. Vabbè. Allora, mi ricordo che se vuoi un altro animaletto sono 500 rupie. Ci vediamo mercoledì a giocare insieme. Un altro animaletto. Però su WhatsApp non si può fare. WhatsApp è una merda. Vabbè, andiamo di qua a sto punto. No. Il trenino ciuf ciuf, non me lo perdo. Fa mucca. Niente, trovo quello che non devo trovare. Ma li sto trovando tutti. Li sto trovando tutti. Guarda qui, qui. Ehi, piedini. Fammi vedere i piedini. Questa cosa che ho detto potrebbe essere molto fraintendibile. Ma anche tanto.
A questo punto vado, non so, da qualche altra parte, cerco di indagare, scoprire cose. Che è qua il vuoto? L'abisso? Dio da Dark Souls? Bello e buono? Volevo tornare prima, ma Twitch mi diceva che avevi smesso la live. Ovvero? A inizio live l'avevo fatto, avevo staccato velocemente la live. Però poi basta. Oh! Ma sono bombe! Ah! No! Che fai? Oh cazzo! Cos'è sta roba? No! Ma come si è ferito? Oh! Ma che sangue che debbi! Aia! No, non l'ho preso, perfetto. A meno che... Pignambula! Madonna, che brutto sto... Ecco qua, ok. Oh, è là. In faccia. Ok. Ma il colpo è stato morto, vero? Ah. Ecco appunto, sono morto. Che sta succedendo? No, non sono morto. Ok, ma non devo morire. Pucchino. Aia, mi arriva una bomba. Ok. Sopravvissuto però all'ultimo. Che culo. Dove lo mettiamo? Non mi diceva che la live è durata 2 ore fino. Ehi, questo è scam. Questo è scam. Molto scam. Dove lo facciamo mettere sta cosa? Ah, ma vaffanculo. Come sviarti, guarda. Ok. No, aspetta. C'è qualcosa di grande tra di noi. Spasso oggetto. Niente, grazie, siamo. Ho superato il blocco della lettura, ho finito il primo capitolo. Niente, bravissimo, bravissimo. Io non so tu come sei messo con la letteratura, ma io in generale con i libri faccio fatica a leggere. Ma per esempio sono fermo ancora con FNAF. Devo continuare il libro. Forse un po' più qua. Che dite? Mo sono troppo lontano da qua. E niente. Ma che presa per i... Dario, però sei un po' stupido, fatelo dire. Cioè, no, no. Fattelo dire che sei un po' stupido. Hai gli schiavi? Usa i tuoi schiavi. Perdonami. Dai, non è così difficile. Ma che, giro giro tondo casca il mondo? Mi fai di mal di testa, gioco? Ok. Dove cazzo sto? No, che è qua? Boss fight. Mi sa boss fight. Cioè, mini boss fight, diciamo. No! Le magugne!
Aia, la bomba. Ah, fesse sorte. Madonna, cos'è sta roba, io? Le mazzate, ecco cosa. Che cazzo? Parry? L'ho parriato? Ah no. Super boncata! Fanculo. Aia. Guarda che stunoto. No. Aiuto. No, ma perché? Ma c'è qualcun altro? Sì. Sì. No. Ok. Potetevi. Forse non dovevo curarmi. Avevo ancora tanta vita. Ma vaffanculo. Volevo mettere lo scudo. No, che cazzo è? Che schifo sei, ma no. Cos'è sta infatti non dovevo, vedi? Non dovevo. Aia. Sono morto, te pareva. Un sacco di uova. Un sacco pieno di uova. Una merda. Ho iniziato a leggere ma molto da molto poco. Ah, davvero? Quindi Andy ti ha proprio spinto a leggere. Brava Andy, bravissima. Va bene, però soprattutto se ti piace. Se ti sta piacendo sono contento. Ma che bastardata sta parte. Tutti sti chitammo. Ha preso tanto pure lui però. L'ho stordito. L'ho stordito sto grande codini. Ha preso tanto. Mamma. Mamma che due coglio. Ah, ho preso. Oh. Ma che sfaccimma, è esploso. No. Nye! Ma fa un culo a nonna. Apollo! Aia! Madonna di. Niente. Ma forse potevo farlo già da prima sta cosa? Ok. Oh! È bastardo sto gioco, eh. Rieccomi, bentornato Kala. Com'è andata? Mi tocca. Allora, qua c'è un problema. No, non hanno più coraggio gli amori miei. E sono morto. E sono morto. Soffro, soffro tanto. Kairi, buonasera cara, come stai? Come va? E com'è andata la giornata, tra l'altro? Dici un po'. Oh, raga, devo fare prima quello. La fangula assorta. Arrivo, eh. No. No. Il gioco mi trolla però, eh. Ma perché sono stupido? Vabbè, a posto. Ah, ho preso danno. Non dovevo prendere danno.
Tacci di Pippo. Affangulo. No. Pausa. Mettiamo un attimo pausa. Todo bien. Tra l'altro volevo chiederti se conosci Kena. Non ho disegnato nulla oggi. Mi scoppia la testa. Come mai? Che succio? Per il lavoro per caso. Ci stanco per il lavoro per quello. Manca un'ora e minuto. Minchia. C'è un'ora? Ma che cazzo sto gioco. Ma se dico che Goku e basta mi offendo da solo. Così, e botto. Napolita, perfetto, perfetto. Spero fossi più indietro su che non lo sto giocando anche io, ma sono abbastanza indietro. E non guardare, scappa via, no, ti fai gli spoiler. Perché è veramente tanta roba sto gioco. Fai bene a giocarlo, però guarda, ti sconsiglio di stare qui, perché sennò te lo rovini. Goditelo, diciamo, senza che tu sappia qualcosa, ecco. Perché veramente è tanta roba sto gioco, mi piace un casino. Non è che ti voglio cacciare perché... però è più per te, capisci? Cioè, mi dispiace, ecco. Tra l'altro il fetente è andato al cinema pure, il fetentone. Lo so, infatti mi sa che sono obbligato a scappare. Non ti preoccupare, tranquilla, lo capisco benissimamente, figurati. Anche io a volte non posso andare in alcune live perché magari qualcuno porta un gioco che mi ispira tantissimo. Però va bene così, Kairi. Già che sei passata per un salutino, va benissimo anche quello. Poi conta che questa è la terza live, quindi siamo un bel po' avanti. Più o meno. Anche se oggi ho fatto quasi un cazzo. Allora, tra poco riscatto questa buca. Vabbè, qua sono il nome dei santi, mi posso uscire il napoletano qua. Vabbè. Ma prima, signori, vado a prendere cosa a mangiare. Quindi vado leggermente in pausa. E va bene, allora buon proseguimento. Ti ringrazio per essere passata, cari. Mi ha fatto molto piacere. Dai, nel caso ci si ribecca. Ci si ribecca. Un bacione. Vado un attimo in pausa, arrivo subito. Non mi interessa. Non alzare le orecchie quando faccio qualcosa di strano. Non voglio dire, ma attiva menu mode. Via, via. E vabbè, raga, ma in queste cose bisogna forse cacciare le persone. Raga, se ci tenete a un gioco, non guardatelo da altri. Se potete giocarlo, ovviamente. Raga, vedi che sto uscito con la setta. Siamo andati a un Carrefour, ho trovato i nachos e poi la salsa guacamole, ma quanto cazzo è buono. Very good. Ok. Mi faccio il culo a sto stronzo. Non ho preso niente. Sì, sì. Ma mi sa che questo è più da... No, m'ha preso! Madonna, che botta. Preso per sbaglio, però va bene. Mia. No, ma
porca. È un culo, allora la coda. Porca troia, ma c'è un'altra cosa per guarirsi? Eh sì, devo fa... minchia. Minchia, vai Yuma, non ce la farò mai. Ma che culo. Attenzione, chi è? Un astrosauro va in astro. Così? Metargo. Improvviso? Beh, ma mi prende. Chi è? Yuri, grazie per il lurchino. Poi leggo meglio, scusate, ma attenzione, mi sono fatto male. Un altro letargo. Doppio lurchino. Ah, buchino, frestete, che merite. Ma madonna, ma è OP shit sta cosa. Comunque, dicevamo, che ho fatto niente. No, raga. No, ok, è andato a farsi il letto, ok. Ci sta, ci sta. Attenzione, un astrosauro va in astroletargo. Perché l'hai riscattato due volte? Cioè, quello è... Il lurk è quando vai in lurk e... Diciamo, non puoi... rispondere. Madonna, Dario. Non c'è bisogno di scattarlo due volte! No! E questo è un mini boss, eh. Don Cazius. Buchino. Eh no, li devo far fuori subito. Li devo far fuori subito. Maffanculo. Pezzo di cretino. No, ho preso danno. Ma io non devo prendere danno. Comunque dicevamo, perché basta, volevo dire veramente se... se veramente sprecavo i punti. Ho fatto una cazzata? Ho sprecato coraggio? Madonna. Ma mi prende comunque. A meno che io non devo provare a... Aia, puttana troia. No, vabbè, ma... Come Dark Souls. Come Dark Souls, uguale. E c'ha quelle cose proprio che... Vaffanculo. Bella, bella Dario, bellissima, sei morto. Non ce la farò. Non ce la farò mai. Mi prende comunque, mi... cioè, a parte che non mi ha fatto manco lo scudo. Vaffanculo, stronzo. Vaffanculo. Esplodi, bestia. Perché devo... In realtà...
In realtà posso fotterlo. Tipo così. No! Cazzo! Ma porca troia! Che sei una merda! Bella, proprio... Minchia! Ah, mio, ma proprio... No, che ho fatto? No! Sono... No, minchia! No, ma perché ho capito come devo scansare la presa. La presa praticamente la scanso buttandogli la bomba in quel frangente che si carica, perché è lento, se ci pensi. E gli lancio una freccia, così esplode. Questa volta buona ce la faccio. Ho capito come fare. Ciao Francesco, come va? Tutto bene? So che è difficile, ma potresti provare a rotolare. No, no, ma non devo rotolare. Non devo rotolare. Purtroppo non è quello che devo fare. Ah. Dario che non sa giocare. Ma ti stai calmo. Come ho fatto? Ah. Ah mio. Mi fa ridere che lei proprio si muove in modo assurdo proprio. Ma l'ha picchiato. Affanculo. Ok bro, let's go. Ma sono stupido però che mi avvicino. No. Ah. Mamma mia. E sei sordo. Ah, Dario, però sei stupido. No. Oh, cazzo, vado a bordo. Non vedo, non vedo. Ma sono stupido, però. Non mi devo far male. No! Sì. Non so cosa è successo, però va bene. Besughi. 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 La boncata ti do. Bastardo maschilista cornuto. No! Ma si è buggato? Ma l'ha fatto due volte, l'ha fatto. Cioè a me va bene in questi casi. No. Madonna mi. No! No! Ma perché non me lo prende di mira? Ah! Dai! Muori! Muori. E calla che mo morivo.
Ho detto che era la volta buona. Ma sta sciaccata. Che bello però che lei si vede che sta proprio sciaccata finché non guarisce. E quindi? Qual è la... la ricompensa? È quella. Come soffro. Come soffro. Ok, quindi dobbiamo trovare le specie di boss. Quindi, l'amore di Adira. Elimina dell'antico pozzo. L'antico pozzo è qua. A me è sembrato che fosse di qua. E quindi, raga, dobbiamo trovare un posto, un punto dove passare. Comunque, bentornato, Yuri. Ci è arrivato appena, appena, appena. Un boss fight. Fatto il culo, quel cornuto. Faccio prima di andare qua. Intanto mi prendo una patatina e me la mangio, letteralmente. La fornace, dov'è? No, la fucina, scusate. Dov'è la fucina? Io come faccio a sapere? Non c'è scritto niente qua. Perché mangi a quest'ora? Perché ho famino. Io mangio quando ho fame, semplicemente. Mi sembra troppo stretto il tempo della presa. Guarda, mi è andato bene che prima si è bagato. Bea, 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 Bea. Mi arrabbio. Tu proprio vuoi rischiare la vita con quel gatto? Allora, io sono passato qua di prima. Quindi ci deve essere un posto. Tipo questo, questo edificio, che cazzo è? Come c'è? Come minchia ci arrivo? E questo è l'antico pozzo. Ma dobbiamo arrivarci. Come ci arriviamo? Zan zan. E ti ha dato una pacca proprio da niente, un breve che. Ah, sì, però tutto molto bello. Solo che adesso devo capire come faccetta si deve salire. Mannaggia il patriarcato, mannaggia. Cioè, devo trovare una strada che mi porti di là. Gorilla, gorilla. Cos'è? Perché ti fermi? No. Ovviamente puoi salire col doppio salto. Non ce la fai? Minchia, ma i dettagli nel muschio. Scusate, mi stavo fermando a guardare stronzate. Vabbè, comunque. 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 Dobbiamo trovare sto boff. Finché. Qua è bloccato. Ingresso nel cuore del villaggio. Potrebbe essere a catena. Una volta tolto il boccione, più che potrebbe ripulire il pozzo. No, è tutto bello. È tutto bello sporco, Samu. È come se dovessi affrontare una boss fight qua. No? Come ho fatto lì, no? Dovrebbe essere la stessa cosa. Anche perché se salgo, ho visto che ci sono delle cose. Però non mi fa andare oltre, giustamente. Perché il gioco è stronzo. Allora. Gira la tua sfera. Lanciata. Hai catturato il mio PC Pokémon. Vedi che. Vedi che c'è qualcosa. Oh, magari non posso scendere. Però boh, non lo so. La luce che si spegne e accende. Vabbè, dettagli. Tutti i pozzi hanno una luce che si accende e si spegne. Dai, normale. Allora. Io non vorrei che devo andare forse alla fucina. Ma la fucina in sto gioco com'è fatta? Prima di tutto. Quello che bisogna capire. Io non so cos'è la fucina qua. Come faccio a capire? Sto curando andando a zare come una pazza. Ho sbagliato. Sbaglio sempre. Oh regà, mamma mia, sbaglio tutte le combo possibili ed immaginabili.
Sì, sì, Dario, sì, convintissimo. Ah, qua c'è un rotto. C'è un rotto, c'è. Va. Cibo, cibo buono. Beh, è buono il cibo. Sembra una contea sto posto. Bravo Dario. No! No. Pensavo fosse uno di quei stronzi che esplode. Cornuto. Comunque è tipo un villaggio dove si coltiva tanto, ecco. La fucina. Che cazzo è la fucina qua? Vi giuro, non pensavo di bloccarmi così tanto, onesto. Anche perché se torno qua, giustamente, non è ripulito del tutto. Rischio, quei peli mi fanno un po' impressione. Quindi, una fucina. Gioco, aiutami. Dimmi qualcosa, porca puttana. Cos'è una fucina esattamente? A che scopo esiste una fucina? Fungo. Ogni volta che penso a un fungo penso al Limby. In automatico, incredibile. Che cosa romantica. Allora, che i simboli sono diversi. Giustamente. Ma per esempio, no, quel simbolo qua, che dovrebbe essere un'altra reliquia, è di là. Ok. Che ci sono anche delle strade da seguire, capite? Ma poi tra l'altro, questo gioco è considerabile open map, ma non penso, o open world, che in realtà non mi sembra molto open world, però non lo so, cioè sono confuso. Questi casi come, perché non, ma, boh, forse è un open world, possibile. A corridoi, boh, non lo so come si definisce. Ok, qua c'è qualcosa, là è giallo. Open map? Ma perché open map, scusa, ma open map non dovresti selezionare un posto e si carica... carica un'altra mappa. Qua, cioè, non, è tutto collegato. Come un open world. No. Oh. Cioè, quello che non capisco. Perché dovrebbe essere un open map? Tipo Monster Hunter World. Pokémon Legend Arceus sono open map. Perché è un territorio delimitato, ma è tutto esplorabile. Ah, perché in alcuni punti non puoi andare, diciamo, per quello. Comunque vale come open map. Non ho proprio idea qua che cazzo devo fare. C'è quell'edificio. Che cazzo si fa in quell'edificio? Ma minchia. Perché poi qua non c'è nulla. Cioè, non c'è una cosa per guadagnare vita, cose del genere. Che devo fare, gioco? Dimmelo! Dimmelo, ti prego. Ma poi voglio no, perché sono zone interconnesse ma carico porzioni di mondo. Oltre al fatto che esplori meno rispetto. Ah, vabbè, quello sì. C'è molta meno esplorazione, diciamo. Però no. Non ci siamo, non ci siamo. È 11:30 e non ci siamo. Frata, ma non ci siamo. Che si fa? Non penso che forziere c'entra qualcosa, perché forziere è solo per cose in più, diciamo. E io non ci casco. Non si apre perché dobbiamo trovare gli attrezzi della fucina. Nella fucina. Ma se la fucina è un altro posto, non penso sia qui la fucina. Di nuovo non ci sono caricamenti. Magari esclusi luoghi chiusi, ma è molto di più. Vabbè, ma qua non ci sono caricamenti, però scusami. Non mi sembra di aver visto caricamenti. L'unica cosa...
L'unica cosa è che appunto ci sono posti dove non puoi andare, diciamo, no? Perché è un po' come se fosse una specie di semicorridoio sto posto. Qua dove sono andato prima, vero? Sì. Clarissa, però, mi farebbe molto comodo sapere dove cazzo si trova la cucina, la fucina, scusami. Poi? Esatto, però se noti è molto lineare. Sì, quello che volevo intendere. Per arrivare al punto B hai una sola strada, non puoi arrivarci altro. Ok, ok, in quel caso sì. Però non lo so, open map, non lo so, mi viene a pensare tipo stile gioco dove devi caricare i posti, le cose. Piango, sto piangendo. Ma dov'è la fucina? Dimmi dov'è la fucina. Anche se qua mi dice elimina la corruzione dell'antico pozzo. Che l'antico pozzo è qua. E se io dovessi trovare gli attrezzi per passare lì e andare a risolvere il pozzo. Perché questo qua mi sembra un pozzo. In questo posto mi sembra che ci sia un pozzo. Anche perché qua la questione della torre di avvistamento era, vabbè, quella parte dove siamo andati prima. E lì la corruzione è il granaio di Rufus. E qua ci siamo stati. Granaio di Rufus. Qua che dice? Cuore del villaggio, però. Ingresso della torre. Cos'è qua? Ho buttato, penso, 2 ore di live solo perché sono stupido. C'era scritto nella mappa che c'era, dove c'era il pozzo. C'era proprio indicato con una bella palla blu, grossa. E forse il gioco stava dicendo: Tario, lanciami! Questo, quella palla. Quella palla blu, io pensavo fossero quelle palle d'acqua per far, diciamo, fiorire quei cosi, quelle sfere d'acqua, no? Pensavo fosse quella. Invece no. Sono un pe... Qua è il pozzo antico. Era qua, ci sono passato anche prima. Mannaggia Gesù, quel che il workman stand. Ma che è? Quello bluff suo. Ma perché faccio sempre al contrario? Non mi trovo. Ah, porta al contrario. Vabbè, quando mai. E non ci arrivo. Vado. Ah, come soffro. Come soffro. Perché è durato di più questo? Ah, oh, bestia. Arrivo, eh. Ok. Scusami. Ma veramente non ci arrivo. Nel caso dipende dal gioco in sé, ci sono giochi che riescono a ridurre i caricamenti, ma quando è così limitano altro. Nel caso che hanno i meno caricamenti, ma appunto poi sono meno rispetto. Potresti fare un confronto anche con Horizon, dove deve esplodere, c'è molto. Vabbè, quello Horizon è palese che sia open world. Ma proprio. Non ci sono cazzi, diciamo, ecco. Ah, proprio non ci sono cazzi. E quindi.
cappella. C'è qualcosa? Bimbi, levatevi! No, niente, sono stronzo. Ce la farà il nostro caro Dario? Oh, madonna! Ok. Allora, che cazzo è? Ah. Poi perché è liquoso? Non ho capito sta cosa perché è liquoso. Vabbè. Oh no 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 no, fuggi. Ok, allora, mo c'è un problema. Carico un po', così almeno. Sono stupido. Sono egregiamente stupido. Vabbè, facciamo. Allora, c'è ancora tempo per risolvere questo problema che ho creato. Allora, ok, ok. Ho capito, ho capito. Allora, dai, esplodi. Perfetto. Cioè, vada là, che cazzo devo fare io che... Magneccia, marisci. Ok. Dura apposta più lungo, perché sennò li fa più cose. All'anime. Era più facile di quello che sembra. Sembra. Cioè. No. Ah. Autunno. Ma quindi dove cazzo? Ma che vuol dire che sta sotto, scusami? Ma aspetta. No. Penso. Tesoro mio. Ma che vuol dire che sta sotto? Scusami. Che cazzo devo fare? Lei che mi diceva? The roots from the tower have grown out of control. You can probably use pieces of the rubble to reach the base of the tower. La base della... Ma io non devo andare alla base della torre, devo andare a sto cazzo di po... Madò, regà! La live si chiama... Do cazzo si trova a sto pozzo? Pozzitto blino, veramente... No, io sto impazzendo stasera. Cioè, là sono salito inutilmente perché... Non proprio inutilmente, però... Cioè, ho preso delle cose che potevo prima... In un altro momento. Ma, porco schifo, cioè... Ho sbagliato. Ho sbagliato. Madonna, come sto soffrendo, raga. Che sto soffrendo? Perché devo soffrire? Non è che forse andando qua alla base per forza. Però non... Cioè io ci sono passato, ma mi sembra che ci fosse un cazzo, sbaglio. Boh, proviamo ad andare qua, che vi devo dire. Ma torno indietro. Torno indietro. Piango. Pozione di serie. Un culo pozione di serie. Posso dire a stemme dire. Aspetta un attimo. No, non penso che sia qua, dai. Questo è un posto speciale, diciamo. Io non ho continuato. Quindi? E quindi? Meditazione? Sì. Ok. Sì, mi allunga un po' la vita. Fa bene alla salute meditare. Quello di cui avrei bisogno adesso. Guarda bene, Derio. Non è questo un pozzo, scusami. Vedi, mi indica lì.
Ah, minchia, ho capito. Quason. Ho capito, aiuto. Avevo alzato anche il cazzo lì, l'ascensore. È lì. Ma perché non guardo bene la mappa pure io? Miki, perché non guardo la mappa? Me lo sai rispondere tu, per favore? Dimmi tu la risposta. Che veramente sono senza paura. Vedete che era quello il problema? Vedete che gli sono Ma si è fermata pure la musica. Mi ha fatto veramente mezza male. Ciao a tu. Buonasera, Miki. Come se non fossi mai andato via. Sei sempre i nostri cuori, Miki. Com'è possibile questa cosa? Guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda qua, quanto sono stronzi. Quanto. Nonno quasi muore. No. Ho sbagliato. Oh, ce l'ho fatta. Tutto questo per prendere un cappello, probabilmente. Ah, non è un cappello, è un rotto. Ok. La risposta è qua. Che ne abbiamo 50! Mamma mia, che traguardo. Guarda, importantissimo della vita. Per esempio. Cos'è qua? Non si può rompere? Perché devo fare sempre il giro? Cioè, praticamente devo ritornare qua. Ma scusa, io prima ci sono passato che... Ah, già, abbiamo purificato tutto qui. Ma scusami. Ma che cazzo di giro mi fai fare? Cioè, tutto questo dobbiamo andare a purificare due aree che stavano più o meno verso la stessa direzione, però una certa biforcazione dobbiamo prendere. Ma vaffanculo. No, 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 non fare queste cose strane, ti prego. No, 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 no. Che fai? No, che fai? Che fai? Io mi ricordo che qua ho fatto sta cosa strana. Vedi? Vedi, alza. E mo? E mo? Oh, che figo. Però fa un po' schifo l'acqua. È sporca. Oh, minchia. Sì, sì, andiamo dritti, dritti, spediti. Gne, 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 un culo assordo. Qua non ci sono stato prima. Ah, ho fatto... Ah, vedi, si deve fare il giro. Raga, bisogna osservare anche bene la mappa in sto gioco. No, dai. Ti prego. Dimmi che è un vicolo cieco. Che cazzo è, un cristallo? Oh, quanti cristalli che ho trovato. Cioè, sto trovando più cose adesso. King offline. E quindi... Ah, al contrario si deve fare. Bravissimi bimbi. Ok. Qua non si può fare niente. A meno che... Ma non penso... Ma è il pozzo della merda proprio. Scusate l'espressione. Ma quando c'è voce, c'è voce. Ma scusami. Ma io come cazzo ci scendo in sto pozzo? Perdonatemi. Umaro! Dovresti provare a scalare la torre? Quale torre? Che scala fa la torre se quella devo andare giù, Samu? No, devo andare di là. Devo spaccare la... Aspetta un attimo. Ma secondo me ce la faccio? Samu, me è confuso. Perché è palese che se mi butto muoio. Anche se ci arrivo. Ma lo schianto mi uccide. Magari ti manca qualcosa da fare prima del pozzo. Sì, ma scusami. Catroia.
Mamma mia. Boh, vabbè, torniamo qua. Ma ci mandano andare a rete come scemo. Gli scemi, gli stupidini. Ma che? Ma l'ho presa la cosa. Ah sì, perché i funghi adesso. No, puoi anche andare all'ospedale. Aia, aia. Tipo eliminare il seme nel villaggio. Quali seme, Sam? Tipo questi qua rossi, dici? No. No, ma io sto perdendo. Sto perdendo tempo. Sto capendo un cazzo. Ma mi immagino questa stavora Cristo che corre davanti e indietro. Che io non sto capendo un cazzo. Sarà sciupata. Mamma mia, la nonna chi la sente po'? Chi la sente la nonna? Teresina, quarto d'ora. Però perdonami. No, mi sa che mi serve tipo l'acquitrino lì. Aia. Senti un pizzico. Pizzico nell'anima. Allora, proviamo a fare una cosa. Allora. Let's go. No, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Ok, ce la facciamo secondo voi? Oh, madò, che è sto... Ah, ok. Minca, piango se... Piango tanto se non ce la fa... No. Ma no. Perché non sei scassato, mo? No, ma io ce la faccio, scusami. Ma scusa! No, aspetta, mica... Io quitto. Mi sta confondendo. Ma perché ho fatto sto giro? Scusa, dov'è sto... Dov'è sta casetta nel lago? Dov'è sta casetta nel lago? Ah, giusto. Che in realtà non è proprio un lago, però vabbè. No. Io non ho capito. Io anche io. No, ma veramente sto impazzendo. Perdonami. Cioè, è solo una reliquia questa. È palese che ci devo scendere di qua, dai. No, io non sto capendo, raga. Sto proprio bloccato. Dimmi la collezione antico pozzo. Antico pozzo è qua. Grazie. Poi. Non so proprio come arrivarci. Ah, ok. Oh, un girasole.
Ci ho provato. Ci ho provato. Lo ammetto. Ci ho creduto un po'. Vabbè. Beh, non penso che devo tornare indietro. Sì? No, non sono arrivato da qua, però. Però. Ma vi giuro, non pensavo. Cioè, che secondo me è manco così complesso. Non l'avevo capito che c'era l'acqua. Non l'avevo notata. Comunque, non avevo capito. Cioè, non mi sembra così difficile. Non lo so. Dove sta la casetta del lago? È in culo. In culo la casetta del lago. Madò! Che cazzo devo fare? No, no, però. Cioè, perdonami però. Cioè, mi sembra questo l'unico posto dove arrivare, no? Per scendere e andare qua. Scusa un attimo, però. Boh, non lo so, devo... Dario, dai, ti aiuto. Ti faccio così pena. Come l'hai detto? No, aspetta. Dopo... Devo scalare la... Ma tipo questa? Che già pure prima me l'hai detto. Quindi... E ho sbagliato, vedi? Ho sbagliato, ti pare. Ti ricordi dove meditare? Sì, sì. Ok, mo cerco di non leggere, vediamo se indovino qualcosa. No, ma veramente sto impazzendo, perché se... Cioè, io devo scendere giù, non devo salire, come... Cioè, non mi vuol dire un cazzo, capisci? Cioè, io sto impazzendo perché... Se devo scendere giù, perché devo salire su? Cioè, proprio la logica... Non riesco proprio a connettere. No, non mi fai pena, però sei disperato. Ergo, siccome sono disperato, ti faccio così pena perché sono disperato. Capisci che la situa è un po' greve. Non mi boncare, ti bonco io a te. Mi vedi una cosa. No, aspetta. Ho fatto. Ma non mi dire. Ma non mi dire che era questo che dovevo fare. E che... Sai cosa? Io sono stupido. Ho detto... Ah sì, sicuramente qua sarà la battaglia finale. No, non è quella la battaglia finale. Non puoi scendere finché non purifichi la zona. Denio. È un notato. Lo prossimo chi è? Non me merda. Ma che cazzo. Lascialo stare, povero. Bonca e sarai boncato. No, dai, veramente. Guarda, Samu, ce l'ho fatta. Porco schifo! Ah! Mi sono meritato un po' di cioccolato. Oggi sono... Oh, non me l'aspettavo. Ho avuto molta difficoltà oggi. Porca puttana. Io ho cioccolato. E vieni a prendere, cavolo mio. No, ho troppo. Ogni azione ha una sua soluzione. Ma che cazzo è? Buoni sti cornflakes. Arrivo, raga. Io te la... Yeah. Grazie. Buona. Ok, let's go. Grazie, Samu. Ma non lo faccio apposta a parlarti di dolci. Uffa. Uffa. E mo? E mo? Quest'amore qua.
Ah, ma non muore, ma vaffanculo, scusami. Ma veramente siamo... Nye! Madonna di... Sto cornuto! Aia! No, ma qualcos'altro. Ah, no, chi è? Aiuto, arrivo. Pausa, posso mettere pausa, però. Ui, The Head Cut. Buonasera, grazie mille per il ride e benvenuti a tutti quanti. Come state? Come è andata la live? Samu, ti chiedo il favore, per favore. Samu, sempre fare uno shottino ai carissimi The Head Cut. Ah, ma c'è anche Max. Buonasera, come state? Arriviamo subito, mi avete acchiappato in un momento critico perché sto piangendo male. Stasera sto piangendo male, mi sono perso, mi sono bloccato e adesso sto facendo una mini boss fight. Aiuto. Comunque, benvenuti a tutti quanti. Ciao Pogrea anche. Allora, come la va? Tutto bene. Siamo più o meno verso le fasi finali della live e... Sto un po' soffrendo oggi, Cioè, le piace che da me provoca del dolore. Dolore nel senso cerebrale o dolore emotivo? Perché a me sta piacendo un botto. E abbiamo fatto Taro, abbiamo salvato Taro. E là mi ha fatto veramente male lì. Buonasera a tutti e buonanotte a tutti. Ciao Salva, buonasera. Se stai andando a dormire, ti ringrazio per aver partecipato al ride e buonanotte. Che non la voglio giocare, mai preso ancora. Te lo straconsiglio. Diciamo che un po' mi ricorda anche, Horizon, un po' come deve doggiare gli attacchi, anche un po' con la mossa dell'arco, roba di questo tipo, un po' mi ha ricordato anche Horizon, diciamo, quindi secondo me ti può piacere tanto, poi principalmente è la storia che conta, secondo me, ed è veramente bella, mi sta veramente piacendo un casino. Grazie, è vero, oggi avete portato Elden Ring, mamma mia, Elden Ring, quello devo giocare. Poi appena puoi anche a Max, per favore, ti chiedo questo favore. Non è nel senso di gameplay, guarda. Io prima di Kena ho finito di portare Dark Souls per la prima volta in vita mia. Quindi già ti lascio immaginare, quindi già sono pronto, ecco. Per me Kena è facile rispetto a un Dark Souls, per esempio. Allora me lo piglio green. Allora, guarda, io non so se tu c'hai la PS5 o la PS4. Io l'ho preso da Amazon. Regalo, ho preso da Amazon PS5 versione. Perché l'ho detto al contrario. Deluxe Edition a 35 euro scontato. Ecco, puoi farlo anche tu. Perché praticamente cosa ti danno loro? Ora vi faccio vedere. A parte che questa è la custodia che c'ha tutta la cosa dorata. Vi danno, a parte la skin del bastone, un cappello per i Roth e anche un abito esclusivo, ti danno anche fisicamente degli adesivi. E niente. Oh mio Dio, che paura, mi sono spaventato. Sara, buonasera, grazie per il ride. Vabbè, ma questa volta faccio io lo sciottino, dai. Mi dispiace, Samu. Se non ti chiedo troppo. Com'è andata la live, tesori? Tutto bene? Faccio subito uno sciottino. Salve a tutti. Siete... Mi state dando un momento di stacco dal gioco. Perché, raga, sono stato... Questo 3 ore e passa. Di cui almeno 2 ore sono rimasto bloccato. Perché non sapevo che cazzo devo fare in alcuni punti. Scusate il termine. Però veramente sono esaurito stasera. Sono proprio esaurito. Ciao, Senark. Buonasera e benvenuto. Benvenuta, perdon.
come è andata la live e cosa avete portato oggi. Garden Story, che non conosco, tra l'altro. Ovviamente, non conosco quasi nulla. Ho la versione digital. Aspetta, di Kena c'è la versione digital? Però con la fisica ti danno gli adesivi, che sono belli. I rotti sono belli, raga, sono bellissimi. Poi non so, appunto, Sara e Riders. Se conoscete anche voi Kena, Kena Bridge of Spirits, l'ho sopportato per la prima volta in vita mia, terza live, e mi sta prendendo un botto. Mi piace tutto di questo gioco, ambientazioni, personaggi, come sono stati fatti, come sono stati ideati, lo stile proprio del gioco, no? Ma anche la grafica è veramente bella da vedere. Il suono, la musica, molto bella. Oh shit, here we go again. Perché? Vabbè, sì, ripeto le cose, questo è anche vero. Dicevo, scusatemi. La storia mi sta prendendo un casino, perché appunto poi parla che la protagonista è letteralmente una spirito guida che deve aiutare le anime perdute che soffrono ad attraversare la luce in un certo senso, no? E quindi appunto noi, i nostri rivali, i nostri nemici sono degli agglomerati di, posso dire, un po' come se fossero un miscuglio tra erbacce e funghi in un certo senso, no? Quindi qualcosa di un po' tossico, e quindi dobbiamo sistemare un po' le cose, ecco, in questo. È ambientato in un villaggio, praticamente, un villaggio ai pressi di una montagna, quindi dobbiamo un po' capire, quindi, non so, mi sta prendendo un botto. Comunque Kena è in backlog, ce l'ho in attesa. Backlog nel senso che l'hai messo in lista e sei da un bel po' di tempo da aspettare, perché l'ho già sentito, ma non so il termine, cosa vuol dire. Ah, tu c'hai il lettore, c'è la digital, ok, vabbè, risparmi un botto, risparmi effettivamente. Io sono amante del fisico, continuano a fare il fisico, continuo a prendere il fisico io. Mi faccio del male. Sì, l'abbiamo portato anche noi, uscendo gioco. Ah, davvero? Ma i Mitzega. Sì, molto bello, concordo. Mi sta piacendo un casino. Anche se ho sofferto oggi che mi sono perso. Che nerdi che siamo. Piacere sicuramente al programma. Fidati che saprà stupirvi. Sta tutto. La leggenda di Greta Thunberg versione piega. Guarda, stronzata a parte. A me sembra un miscuglio tra lo studio Ghibli e la Disney Pixar, magari, più che altro. È una cosa assurda lo stile, è bello. Io pure, ma solo in musica adesso. Io non tanto musica, però qualche album musicale fisico ce l'ho. Ma se al finale, allora mi appropongo. No, non sono al finale, sono, diciamo, chiamiamolo al secondo capitolo. Però sì, se devi giocarlo, comunque scappa subito, perché ti sconsiglio di rimanere. Goditelo senza sapere nulla prima che parto, ti do il punto alla rovescia. Però comunque tranquillo, mi ha fatto comunque molto piacere che hai partecipato al raid, che sei comunque rimasto. Però appunto, meglio se non guardi, è meglio. Meno sai, meglio è. No, raga, fermi tutti, non giochiamo, siamo in pausa, anche se tra poco stacchiamo, non giochiamo, arriviamo. Ma quel vestito nero della Deluxe, io al Day One ero in accappatura. In realtà, sì, quello che c'ho è anche la mazza. In teoria dovrebbe essere il Day One, perché io c'ho delle cose del preordine proprio, ma boh, me le hanno date comunque. Che ho fatto? Che ho messo? Ho sbagliato? Va bene. Spero che ci sia, perché è un po' strano. Sì, cioè, allora, raga. Devo fare una cosa speciale per una persona speciale. Quindi, se potete rimanere per un solo minuto, dobbiamo fare gli auguri di compleanno al carissimo Dark Unicorns, alias Yuri. Tanti auguri, Yuri. Ti faccio i miei più sentiti auguri di buon compleanno, perché io lo faccio a modo mio, non proprio a modo mio, perché ho scoperto un po' Chikibe. E appunto questa è una cosa che ho strapolato da Chikibe. E niente, goditi questo piccolo filmato, perché sì, dobbiamo fargli bene gli auguri, ecco. Se solo riuscissi a ho sbagliato, perché io voglio fare lo streamer, ma che cazzo voglio fare, vabbè, fa un culo me. Aspetta un momento, easy, ecco qui, auguri.
auguri, tanti tanti auguri a te, 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 tutti insieme si canterà, dolci tanti e un bel gusto, si festeggia la domenica, è fantastico sai perché, tutti quanti li abbraccerai, ma il monastico, l'onomastico e il coniastico è tanti tanti auguri a te, 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 tanti tanti auguri a te. Yeah! Auguri, auguri! Auguri! No! Ecco. In realtà sono fatti così i video. Questo Yuri è stato diverso. E Chikibe, una streamer che mi piace tanto e cui mi ispiro tanto, lei ha avuto molto questa cosa di fare gli auguri in questo modo, ecco. E ne ha fatti così tanti che probabilmente le ha pubblicizzati così tanti, così tanto, scusatemi, che addirittura loro, 2 mesi fa, hanno fatto gli auguri personali a Chikibe. Chikibe come onorata, davvero. No, non ce la faccio, che qua sono volato anche io. Niente, comunque sì, dovevo fare sta cosa, assolutamente, andava fatta, regà. Niente, un abbraccio a Yuri, complimenti, complimenti vivissime, sei nato, bravo Yuri, sei nato. Ok, ti voglio bene veramente, spero veramente che sarà un bellissimo compleanno. Neanche i Teletubbies stanno arrivando tanto. Ah, comunque Ariel mi ha fatto vedere terrificante. Guarda, è molto più trash degli altri questa versione. Non me l'aspettavo. Maron, mi sta mesmerizzando. Bellissimo sto termine, me lo devo salvare. Tanto già me lo dimentico. Tra un po' ti trovi una versione che dici Chris Souls e ti pubblici. Mi fossa. Magari, magari. Cioè, mi eleverebbe un po' alla Chikibe, ma non succederà mai. Buonanotte, Max. Grazie mille per essere passato, per aver partecipato. E alla prossima. Alla prossima. Mi farò vivo. Oh. Intanto, regà, io continuo un attimo perché qua non ce ne usciamo più, se no. Porca tro. Ah, non sono morto. Marondami. No, vedi. Sì, ho perso il flow. Ho perso il flow. A parte che avevo solo letteralmente un HP. Quindi niente, facciamoci un attimo sto stronzo qua. Vabbè, stavolta lo uccido. Stavolta lo faccio fuori. Ah, però, ma mica non mi dire che c'è veramente un boss dopo che mi sparo, come prima. Ok. Lo scudo, Dario. Ah. Ma vabbè. Bravissimo. Prendi il danno. Le mazzate, devo volare le mazzate. Allora, grazie a tutti, vi voglio un mondo di bene, sono felicissimo di avervi conosciuto, siete persone stupende e sono felicissimo della piccola grande famiglia che si sta creando grazie a Twitch, non cambiate mai ragazzi che siete perfetti così. Così. Allora, se sei fortunato che ci hai conosciuto, perché siamo belle persone, siamo stupendi, è perché le persone simili tra loro in qualche modo si attraggono. Non è come il magnete che gli opposti si attraggono, è proprio l'opposto, diciamo, l'opposto dell'opposto, capisci? Quindi è per quello. Quindi altrettanto, Yuri, un bacino. Sono contento di conoscerti anche io. Di averti conosciuto, più che altro, perché ormai già ti conosco. God of War, più Horizon, più... Sì, minchia, sì, cazzo, le mazzate proprio. Dai, Samu, ammettilo. Sì. Anche se è meglio di God of War. Sta tutto lì. Aia. Allora. Dario che non so usare scudi. Ah, me le ha uccisi a posto mio? Perfetto. Tanto mi muoio, non ce l'ho scudo. Cioè, non ce l'ho pure, voglio dire. Ma tu ti stai difendendo da quello? Un culo. Io come faccio, mo? Ah.
Ah, vai, bombe. Puttana troia, fuggi. Ma perché il lock non c'è? Sì, sì, bellissimo. Maronna mia. No, ma io un altro colpo e sto morto qua. Aia. Ecco, mi l'ho preso, l'ho preso in culo. Perché ho messo di nuovo pausa. Quando metto pausa le prendo di più. Per forza. Palese. Palese. Vabbè, torniamo, torniamo. Il problema è che ci sono troppi nemici. Io sono stupido. Non so usare il lock e non so usare lo scudo. Il mio grossissimo problema. Madonna, le mazzate, bro. Mo sto un po' arrabbiata. Sto un po' arrabbiata. Gne! Devo fare in modo di bloccarlo a lui. Poi puoi mettermi. Ecco. Ecco qua. Ah. Ecco. Uccidiamo questi stronzi che danno tanto fastidio. Ok. Ok. Pesughi. Perfetto. No. Madonna, come mi sta sul cazzo sto cornuto. Sto qua. Scemo. No. Niente, la Pokéball non va. La Pokéball non va. No, aia, mi fai male. Ma perché ho due barre della vita? Bye bye. Ma annacci, non posso vedere chi è. Yuri, vai via, vai. Vabbè, giustamente dove starti. Mi dispiace, spero che non stai morendo adesso che... Ah, non stai morendo di sonno. Ah. No. E comunque grazie mille per la compagnia di oggi. Nel caso ci vediamo mercoledì sera, che facciamo l'Astrosaurus Day e dedichiamo la giornata ai followers. Maronna mi Giuseppe e Maria. Che vedi che si bucchinare. Dai. Ma a volte non capisco. Ah, perché sono stanchi. Tesori. Sono abbattuti. Ah. A volte bisogna scappare in queste situazioni. Ma Madonna Bimbi, dov'è Lock? Ma perché il Lock si toglie? Ma scusami, perché non posso usarli? Madonna, sono morto. Porca miseria. L'ho giocato, ho sofferto sto gioco purtroppo. Vabbè, ma secondo me non è troppo sofferente. Non ho detto. Streamer, fai l'uomo e mostraci qualche perry molto No, no, i perry sono per deboli. Non è vero, perché non riesco a farlo, semplicemente. Mamma mia. E quella è la cosa, ma che si perry a sto gioco? E ho preso danno da sto cretino. Vabbè. No, no, no. Levati dal cazzo. Levati dal cazzo. Cos'è sta combo che ho fatto? Quindi si fanno anche le combo in sto gioco? Più o meno. Aia. No, ma io devo approfittare perché sti cor... vedi, vedi come mi rompono i coglioni. Ma no! Quanto sono scarso. Ok, si è liberato, sì. Minchia, se si è liberato. Lamio, Lamio è incazzato qui, Lamio. Ma quindi se si perdia. Oh. Maronna mia. Ma ho premuto chi ta viva. Eh no, ma voglio fare. Voglio fare il prezioso, voglio fare. Voglio fare il prezioso, voglio fare. Voglio fare. Il prezioso! Madonna di Dio! Mi stavo sul cazzo sto qui! Tieni, beccati sta. Ah, minchia, mi sono beccato la mazza. Ecco là, sono morto. Ma butta a posto. Mannaccia Gesù Pino. Oh. Peccati questo. Stronzo. Pure ai perri. Chi l'ha inventati? Aia. E io scappo. Ehi. No, niente, scherzavo, non ce la faccio. Al day one nessuno riusciva a farli. Hanno dovuto. Ah, hanno facciato pure sta cosa. Così tanto difficile era. Madonna.
No, perché già così non riesco, sincero. Vabbè, è vero che io non ho mai provato a fare i parry in generale. Siamo su Dark Souls, non ci provavo proprio. Cioè, ci provavo. Quando ci provavo non ci riuscivo mai. Un po' come i calci. Quando non li volevo dare, li davo il mio personaggio. Quando invece non li doveva dare, li davo da solo. Vabbè. Stessa cosa pure qua. I parry da solo li ho fatti. Non so qua. Shamarosh. Spawnato? Sì. Ho già preso danno. Ma bucchine, ma no, che fastidio. Dai, alzati. Oh, Maronna mi. Ecco qua. Ma perché? Dai. Ma quello chi colpisce l'aria? Niente, me l'ha evitato. Maronna mi. Vabbè. No! Ma faccio proprio cagare, oh! Faccio cagare! Ma vado a questo! Oh, morì! No, cos? Mi stai! Cioè, mi ha... Che bastardo! Non l'ho preso. Affanculo! Stronzo! Niente, me levita! Ce la faccio! Maronnami. Che due coglioni sto bo... No, ma mi sta proprio sul cazzo. Il parry qui è una preghiera? Scaramanzia? Non ho bisogno del parry. Più che altro è quello che non ho bisogno del parry. L'ho battuto più volte. Cioè, quelle volte che l'ho dovuto battere l'ho fatto senza parry. Quindi fanculo il parry. Non mi serve un cazzo il parry. Devi avere culo per il parry. Nye! Danno? Ho preso danno, vabbè. Come ho fatto a prendere danno? Non lo so. Vabbè, da posto. No! Bestia. Devo fare. Che cazzo sto facendo? Aia! No, ma le bombe quello. Non avevo capito. Madonna, ma mi dà troppe mazzate per questo. Mi dà. Ma porca troia. Ma poi non hanno messo una piantina per la cura. Neanche una per sbaglio te l'hanno messo. Ah, si stronzo. Ma affanculo, coglione. Maronnami. Vabbè, sta a posto. No, ma io mi cago. Oh, ma sono vivo. Ma che cazzo. Ma ero convinto fossi morto. Questo sono anche io. Mo son morto. Madonna, che due coglioni. Cioè, nel senso, il tempo di esecuzione così da permettere di farli più facilmente. Perché prima l'input doveva essere molto più preciso ed adatto al buono. Vabbè, io non ne capisco un cazzo di queste cose. Ma lo dico proprio sinceramente. Magari c'ho quel secondo in meno, quel pixel in più, che cazzo ne so, però veramente non capisco niente. Cioè, per me è uguale, non cambia nulla. Non ne sento proprio le differenze in questo caso. Che sono scarso! Dario. Allora, se... Sì. Maronna mi... Bravo, bravo! Colpisci lì! Colpisci per me! Bravissimo! Tu muori? Ma madonna, che palle quando fa si slash di merda. Slash. Dash. Ah. Allora. Vaffanculo. Ma perché devo perdere te? Ah! Ecco qua. Ok. Ci sono. Vaffanculo, stronzo. Vaffanculo. Ok. Faccio. Vabbè, mi dai gli schiaffoni, mi da. Ok, mo. Perfetto. Stronzo. Ragazzi, siete vivi? Ce la famo? Eh?
Affanculo! Pezzo di credito! No! La cotoletta no! Dai dai dai! Dai dai dai! Dai dai dai! Cucchine patate! Affanculo, stronzo! Mi salvo sempre con un PS, ma come cazzo faccio? Io non lo so. Buonanotte Gian, tanto mo stacchiamo anche noi. Che ho fatto? Tanto stacchiamo anche noi tra pochissimo. E Suka! Il gran pozzo di sta minchia. Oggi proprio le lanciate le bestemmie. Ok. Ah no, non abbiamo fatto niente. Ma scusa, qua? Il fuoco? Ti vedo rilassato tantissimo. Tantissimo. Adesso sto viaggiando un po' nella goduria. Quindi che cazzo devo fare? Di qua? Che con questo buio qui non è che vedo tantissimo. Cos'è? Che devo fare, mamma? Ma non devo saltare. Lasciatevi stare, vi prego. Non ridete di me. Mannaggia. Allora. Ce la facciamo, giuro che ce la facciamo. No, voglio vedere cosa succede qua. Ok, si costruisce il ponte, quindi non ci serve un cazzo adesso. Sostanzialmente non ci serve un cazzo. Quindi cosa si fa? Cosa si fa in questo caso? Non lo so, non ne ho proprio idea. Quindi guardati intorno. Guardati intorno e non c'è niente. Ah, no, ho sbagliato. Non volevo. Ma perché sbaglio sempre tasto io? Ok, tutto molto bello. Ah, vabbè, se come no. Oh, ma che cazzo volete? Lasciatemi sta. Ma si è caricato. No, ma che dici? Ma si fa. Stai male? Fate, ma stai fuori? Ah mio. No, Ma c'è il sentiero. Che sentiero? Che sentiero? Chi è? Pogrea, grazie per il follow. Cazzo! E che no! Oh! Benvenuta in questo caso. Benvenuta. Ma che sentiero? Scusa, io non ho visto nessun sentiero. Qua non si apre. L'hai già preso qui. Ho preso il sentiero? No, non l'ho preso il sentiero. Samu, io non vedo il sentiero. Samu, qua la porta non si apre. Io che devo fare? Io piango, mo piango. Perché è parte di questo caso? Sì. Questo me lo ricordo. È che siete due, Pogrea e Sinaggio. Giusto, era. Mi devo ricordare. I nickname faccio fatica a ricordare. Pogrea è più semplice per me rispetto a Sinaggio. No. Era giusto? Pardon, mi sono accorto solo ora che non stavo. Ma no, figurati. Io ti ringrazio tanto comunque. Ottimo. Giusta. Sì, è giusto. Ho detto giusto. No, però. Ma scusami. Ma mi sembra corretto così. Nel senso che io libero qua. Così mi lasciano andare. Ma che volete? Ma dov'è? Samu, dove cazzo devo andare? Tu mi dici il sentiero. E quel. No, quello non è il sentiero. No, raga, io oggi non ce la faccio a giocare a Kena. Oggi non ce la faccio a giocare a Kena. Ma forse proprio in generale non ce la faccio proprio e basta. Dov'è il sentiero? Quale cazzo di sentiero? Tu vedi i sentieri? A parte che c'è sto figlio di puttana qua, lo prendiamo subito. Dove tu sei. Dove sei tu era giusto. L'ho scritto quando ti sei tuffato di sotto. Sei bravissimo, hai molta più memoria di me. No, scherzate. È capitato solo per sbaglio, diciamo, in questo caso. Cioè, nel senso. Io no, con la memoria faccio schifo. Giuro che non sono così bravo come sembra. Il sentiero. Ah, perché io devo fare questa cosa. Quindi mo io vado qua. Ho capito. Tempo che schiatta. No, scappa. Lasciatemi sta. Corri.
Corri, scampa, che ti seguono. No, l'avessi esordo. Ah, non vedo niente. Vai, 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 vai. Corri, corri. Sucate. E quindi quello che fa? Perché è lì? Perché quello scemo è lì? No, ho sbagliato. Perché sbaglio sempre io? Fottiti. No, si è spostato. Si è spostato. Dai. Ok. Ma ancora? Ma li devo uccidere? O continuano a spawnare finché, boh, non lo so, finché non muoiono e basta. Però sono intelligenti, dai, non si buttano giù. Pensavo si buttassero giù come su Dark Souls. Che Dark Souls è un gioco per intelligenti proprio. Io infatti ci ho giocato perché sono super intelligente. Il quoziente intellettivo alto. Un po' come quando si guarda Rick e Morty. Ah, oh, ok. Ok, era questo che devo fare. Quindi, bimbi belli. No, non era questo. Ah, fangura assorto. E boh. Ah, ecco, era giusto. Era giusto così, signori. Allora, tra l'altro, io mi chiedo a chi radiamo. Perché se ci sono Limbi o Giuto, dovrei radare Rolin in realtà. Perché è rosso? Perché, 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 perché la domenica mi lasci sempre sola. Ah, ho sbagliato. Mannaggia il patriarcato. Perché? Ok. Cosa bravo? Perché? No, non mi dire che sono bravo. È illegale qua. Allo, allo, allo. Io ti voglio bene, eh? Mi raccomando, non facciamo cazzate, non facciamo strunzette. Ok, ah, ecco qua. Ora è andata. Ora è andata. Interagisci subito. Perfetto. Mi piacciono i soldi. Mi piacciono i soldi. Mi piacciono i piccioni. Ciccioni, ciccioni. Oh. Ho sbagliato. Stavo sbagliando. Uie! Tasto. Ok. Allora, cosa c'è qua? I cuori di cazzo. Perfetto. Ottimo. Ah, si scende di qua. Oh, quando si finisce? Oh, cazzo! Madonna. Vedi, per esempio, su Dark Souls non esiste il salto perché gli eroi lì sono stupidi. Invece qua si può fare quello che vuoi. Ecco. Perfetto. Perfetto. Dai, dai, dai. Che abbiamo quasi finito la live. Dai, dai, dai. Ciao, Cicchio. Sto morendo. Basta. Basta. Allora. Allora, che cazzo? No. No, perché? 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 Perché sparo sempre così? Che fa? Ma sto volando. Distretto nemico fallendo. Ma l'ho fatto sbagliare. L'ho fatto a cazzo, l'ho fatto. Allora. Allora. Allora, non mi dovete rompere i coglioni. Hai capito? Uè. Dov'è? Sei un cornuto. In faccia. Peach. Peach. Qua cosa c'è? Nulla. Non ti avevo salutata. Samu, tu ti dimentichi spesso di non salutare le persone, però. Oh, esploso subito. Esploduto. Oh, cadevo. Forse devo farlo ancora. E quindi a che scopo? Scusami. Dimmi che... No, io torno. Io per sicurezza torno. Che non mi fido del gioco. No. Ah, vabbè. Vaffanculo. Vaffanculo. Ok. Ancora. Dai. Sì. Vabbè. Come ho detto. Woohoo. Ah, ecco a cosa serviva allora. Non capivo. Non è nulla a caso qui. Pratama. Ah, fangulo. Ok, abbiamo fatto la prima reliquia. È stata fatta. La prima su tre. Good job. Good job. Vabbè, vabbè. Va bene così, va bene così. Tanto c'è stato il content, no? Almeno c'è stato il content stasera. Quindi la parte qua sotto serviva per salire, non per scendere. Ma vai, ma fangulo. Che è? Interagisci? Con cosa? Ma dai. Interagisce con la vista? Ma che patata? Roma, che cazzo è? Usa la mano. Ah, ok. Cacci. Adira, pensi che resteremo qui per sempre? Invecchiare in questo posto? Oh! Già sto per piangere. Che ci ho capito dove vuole apparare sto gioco. Ah, come soffro.
come soffro le emozioni. Maledette emozioni. Ok, io direi che mo stacchiamo, che è arrivato poi il momento di riposarmi, rilassarmi e non soffrire, ecco. Ammetto che oggi ho sofferto un pochino, non me lo aspettavo, ma so. Dario è stronzo prima. Io prima ho colpito da un punto in cui non dovevo colpirlo quel tasto per far salire il coso. Usa rot. Che sfaccimmo fai ancora qui? Tu che sfaccimmo ci fai ancora qui? Patate loro. Già cutie pie. Ci sono cutie pie, sì. Già le voglio bene. Però non lo so, perché Taro è stato un bel livello alto, devo dire, di tristezza. Success. Allora. Quindi, chi c'è in live? Che possiamo redare stasera? Ah, ecco, ora si è guarisciuto tutto. Ah, cioè, aspetta. Io dobbiamo fare prima. Ecco qua, qui. L'amore di Adira. No, dobbiamo togliere questa parte. Dobbiamo fare sto. Togliere di mezzo questo atto. E questo atto d'amore. Quindi. Ma perché Mosmi? Lo sto stronzo. Il sasso mi blocca il cammino, va bene. Dagli con la reliquia. Niente, io sbaglio sempre, vabbè. Oh! No, che figata, devo colpire tu. Fa da solo, ok. Pensavo. Wow, che figo. Rufus! Stebe, non ci posso credere. Che carino. Come stai, ragazzone? Lo voglio pure io a casa. Vacci piano, vecchio amico. Anch'io sono felice di vederti. Oh. Questo è Kena. È qui per aiutare Adira. Può sembrare un po' rude, ma in fondo è un tesoro. Via sempre il gameplay questo coso. Una campana? Che serve la campana? La reliquia? È la reliquia. Il tempo ha ridotto in polvere la maggior parte del nostro lavoro, ma Rufus qui sta ancora sbuffando. Andiamo a cercare un'altra reliquia. Bue. Ce l'ho fatta, che hai fatto? Ok, basta. Sto. Ma che? Quanti ne sono? Ah, così, a caso? Va bene, uno ho sbagliato. Vuoi davvero? No, salva la partita, che cazzo sto facendo? Però c'è il salvataggio automatico, quindi di che stiamo parlando? Vabbè. Raga, io stacco. Stacchiamo subito. In realtà ha senso fare un raid a quest'ora? Però penso di sì. Vediamo. Se avete qualcuno da proporre, fate pure. Così dovrebbe essere carino. Ciao. Va bene, ho finito proprio subito. Vediamo un po'. Vediamo se c'è qualcuno che dovevo raidare pure. Oliva Benson. Ma c'è Hubris, raga. Lo raiderei visto che non raido mai. Magari vi porto da lui che sta portando il Wilden Wingo. Tu salva come si chiama? Vabbè, quella sì, assolutamente. Ma mettete tutti in anticipo, ancora non faccio in tempo. Lo zio Ben. Che ci sarebbe Hubris in realtà, che non. Lui comunque ha fatto raid e io non lo raido mai, per quello mi dispiace come cosa. Per quello, vediamo un po'. Prima che stacco ancora. Che cazzo è Telegram? Ha commentato out. Ah, pigli un culo. Io pensavo, ah sì, qualcuno mi fa un complimento con il disegno. Ah, qualcuno mi insulta per il disegno. No. Oh. No, aspetta, però fatemi. No, fermi. No. Gonzalez Margaret. Vabbè, pigli un culo. Blocca. Ma poi l'ho postato 2 giorni fa e tu mo' te ne esci. Bah, non li capisco. A parte lui avrebbe un'altra persona, ma credo sia in fase di chiusura. E chi sarebbe questa persona? Segniamo un po'.
Ah, Spider mi ha fatto i complimenti. Grazie, Spider, gentilissimo. Ti metto il cuoricino. Allora, quindi io direi di andare da Hubris. Però io volevo vedere un attimo se qua avevo deciso qualcosa. Non ho deciso un cazzo. Che in teoria dovrei svegliarmi alle 5, probabilmente. Perché delle slot particolari vanno accese dalle 7 e tenute fino alle 9 di mattina. E noi apriamo alle 10, giustamente. Siete sti cazzo. E non possiamo lasciarle spente dalle 11 di sera fino alle 10 del mattino, che sono 8 ore circa, con soprattutto quello che costa la corrente adesso, no? Ed è un casino, porco schifo. Io questo volevo, vabbè. Stavo facendo Hogwarts Legacy. Slot machine, sì. Lavoro. Sono tutti i tuoi che sono bellissimi. Cuoricino, ti ringrazio. Dai, raga, io stacco. Urca, allora scappo a dormire. Ma in realtà non so che devo fare. Non devo decidere su cazzo. Boh, mi dovrò svegliare alle 5 per capire che si deve fare nella vita. Vabbè. Comunque, detto ciò, grazie mille a tutti quanti per la partecipazione di questa sera. La live è stata. È vero che mi sono bloccato più volte. Mi dispiace. Però spero che comunque, almeno in quei blocchi, sia stato comunque divertente. Ecco. Ho fatto un po' tardi, speravo di fare un po' prima e di fare di più addirittura, quindi vabbè, fa niente, la prossima volta andrà, spero, meglio. Detto ciò, stasera ringrazio tantissimo. Allora, Gabriele Retro per il follow, Suora Mitragliatrice per la donazione di sub e di beat, quella bastardina, Fulking per la donazione di beat, The Headcat Live e Sara Starforce per il ride e Pogrea per il follow. Grazie ancora, un bacione a tutti. Noi ci vediamo mercoledì sera dalle 20:30 per giocare tutti insieme a qualcosina in particolare. Poi vi aggiorno tramite social. Va buono? Io vi voglio bene, vi mando da Hubris, che è Hubris, è bravo. Sto giocando Elden Ring, quindi c'è da divertirsi. E Miki, perché è importante? No, non è importante. Nessuno è importante qua, nessuno. Nessuno, nessuno. So che stiamo a fare. Per cosa? Boh, vabbè, non lo so. Sto. Niente. Ah no, c'è anche la musica in sottofondo. È vero. Vabbè. Ciao. Ho sbagliato. Non accettato. Ho sbagliato. Ora c'è un. Ah, sta facendo. Niente, come.